Salve, sono Carlo Carrarelli dell'Associazione Consumatori Acumarche. Oggi, domenica 27 dicembre 2015, mi trovo all'Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche per documentare la seconda giornata del convegno su il ritorno, le religioni che contemplano il ritorno della venuta di Gesù Cristo. È un tema insolito per la nostra associazione, ma occorre pensare anche a temi un po' spirituali. Non siamo fatti solo di carne, di materialismo, ma dovremmo pensare anche un po' a quello che succederà di noi in un futuro quando non ci saremo più. Ecco dunque che si cerca di dare risposte su chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo su questo pianeta, che ruolo hanno le religioni, il senso di vivere una vita buona facendo del bene anziché del male, la legge della causa-effetto, tante cose che ci aiutano a capire perché dobbiamo fare del bene verso il prossimo e quindi cercare di migliorare questo mondo e non peggiorarlo invece come avviene da secoli e da millenni. Non mi resta quindi che augurarvi una buona visione del video. Siamo qui con Paolo, un amico che abbiamo incontrato a questo congresso, e a Paolo gli chiediamo di farci un po', di dirci le sue impressioni su quello che è questo, il tema del ritorno, il tema delle religioni di cui abbiamo sentito parlare nella prima giornata. Paolo, cosa ci puoi dire? Io posso raccontare un attimo la mia esperienza su, diciamo, ormai da un po' di anni che ho avuto, diciamo, anche la pazienza di seguire cose un pochino diverse da quelle che un pochino tutti seguono. Poi da un po' di anni ho conosciuto il percorso spirituale di Giorgio Bongiovanni, anche se non l'ho seguito direttamente da subito, tramite altre persone. Poi ho conosciuto Pier Giorgio Caria, il documentarista ormai di fama mondiale, e da lì, praticamente io dal 5 di settembre di quest'anno, è cambiata completamente tutta la mia vita, perciò ho riconosciuto in loro il percorso che io ho sempre cercato, perciò sia non solo il discorso prettamente basato sui fenomeni, diciamo, degli UFO, oggetti non identificati come li vogliamo chiamare, ma anche il collegamento che soprattutto Pier Giorgio Caria faceva con i cerchi nel grano, Gesù, perciò la spiritualità e tante altre cose. In più Giorgio Bongiovanni, che è stigmatizzato, visto io di persona, perciò uno, se vuol sapere veramente la verità su tante cose, bisogna che va a vedere. Giusto. Paolo, cosa diresti ad una persona che non ha mai saputo di questi temi o non si è mai interessato? Cosa gli potresti suggerire per interessarsi, perlomeno di venire a partecipare? Di indagare quello che ho fatto io e che faccio io tutti i giorni, e poi chi cerca, diceva una certa persona, Gesù, chi cerca trova. Io ho sempre cercato di tutto quello che poi uno è interessato, però questi sono momenti particolari dell'esistenza oggi dell'essere umano, no? Vediamo tutti i giorni cose particolari, no? Noi oggi, ieri, l'altro ieri siamo stati tutti insieme, abbiamo mangiato, bevuto, festeggiato il Natale, ma come l'abbiamo festeggiato sto Natale? Solo con la mangiata? Mentre noi mangiamo, mentre noi facciamo tutto quello che ci pare quasi, in questo pianeta succedono di tutto, di più, succede tantissime cose brutte, caro. E perciò questo fa pensare. In più il discorso è sempre personale. Tante persone a me domandano, ma io cosa posso farci? Qualcosa puoi fare, perché se tu inizi a fare qualcosa, io inizio a fare qualcosa, tu Carlo inizi a fare qualcosa, il mondo può cambiare. Anche perché, non lo dico io, ma sul Vangelo, sulla Bibbia c'è scritto che lui ritorna. E noi cosa facciamo quando lui ritorna? Io mi faccio trovare pronto, tutti i giorni sono pronto.
tu hai detto dal 5 settembre, di è successo qualcosa, sì, quando vuoi io dircelo? Per la prima volta sono andato di persona, perché io vado di persona, no? Se tu vuoi sapere il pollo arrosto che sapore c'ha, cosa fai? Senti quello che uno ti dice, è buono, no, lo mangio, lo sento, lo mastico bene, lo digerisco e poi ti dico il sapore del pollo arrosto. Se io non vado lì, allora io mi sono deciso dopo un po' di tempo, dico andiamo a vedere Giorgio Bongiovanni, andiamo a vedere Pier Giorgio Caria, chi sono, cosa fanno. Diciamo che Pier Giorgio Caria è una persona preparatissima, di fama mondiale, gli è stato dato anche l'Oscar su il documentario che ha fatto per il 2012, perciò Cerchi nel grano, immagini di tutto di più, ha girato tutto il mondo, è stato in tutte le parti del mondo, anche quei servizi segreti, NASA, NATO, la CIA, il KGB, cioè ci sono immagini, non è un film, capito? Allora io di curiosità dico, sai cos'è? Tanto sta qui a Fermo e siamo andati a Fermo. E quando è arrivato Giorgio Bongiovanni, cambia la cosa, cioè senti proprio, cioè anche le persone che dicono o pensano, più che dicono, pensano che sia una cosa non possibile, no? Che una persona nel 2015, e da lui dal 1989 che c'ha le stimmate, come può uno pensare che uno se le fa da solo o che sia una cosa psichica che uno dice adesso me le autoprocuro, cioè ormai, cioè veramente, almeno una cosa da cartone animale, cos'è? E io ho sentito questa persona, mi sono trattenuto tantissimo a piangere, perché sono i segni di Gesù, lui non è Gesù Cristo, lui lo dice, l'ha detto anche ieri alla conferenza, lui dice io non sono il Cristo, lo dice certo, chiaramente, no? Però c'ha i segni e sono, io li ho visto sanguinare, perciò che ti devo dire? Perciò è una persona che io, diciamo, posso dire di approfondire su questa persona, su quello che lui dice, non è che noi dobbiamo vedere per forza le stimmate o Giorgio Bongiovanni sanguinare, sentiamo quello che dice, vediamo quello che fa, soprattutto quello che fa, perché Gesù lo diceva, sarete giudicati dalle opere, anche te Paolo, io, le mie opere quali sono? Sono le opere di informazione, un comportamento retto e aiutare chi, tra virgolette, noi anche, chiaramente non consapevoli, però adesso vedere tutti questi bambini che saltano per aria con le bombe italiane, io non è che sono tanto contento, perciò lo dico. Grazie Paolo. Prego. Michele, da quanto tempo segui queste tematiche sulle religioni nel mondo, sul ritorno di Gesù Cristo, in particolare il messaggio di Bongiovanni e Pier Giorgio Caria? Allora, la mia ricerca è cominciata quando avevo 24 anni circa, per questioni che riguardano la vita, e la vita che ti porta poi ad un certo punto a cercare dentro di te una ragione in più. E quindi, diciamo, la mia ricerca della spiritualità è cominciata allora. Giorgio e Pier Giorgio li conosco da circa 3 anni personalmente, anche se Giorgio Bongiovanni l'ho seguito da una quindicina di anni, lo seguivo, diciamo, ma per internet attraverso le riviste che loro pubblicavano. E quindi le conferenze di Giorgio, gli incontri con Giorgio, io li seguo da circa 3 anni. E qual è, diciamo, il punto secondo te più importante, il messaggio che è il motore di tutta questa attività, l'oggetto più importante da comunicare? Ma l'oggetto più importante è Giorgio stesso, è ciò che lui porta sul suo corpo, è il messaggio del Cristo, che diciamo a me era rimasto un po', seguendo diciamo la Chiesa a mio tempo, era rimasto un po' difficile da comprendere. Poi conoscendo diciamo di persona Giorgio e vedendo le sue opere, avendo vissuto l'anno scorso proprio la sua sofferenza della sanguinazione delle stimmate proprio il giorno di Natale, mi ha quasi coinvolto nell'anima, ho sentito un grande dolore vedendo lui soffrire così e questo dolore l'ho trasformato in una consapevolezza, ecco, perché dicevo che Giorgio era il messaggio più importante che noi possiamo ricevere. E questa società che sta andando verso il baratro, no? Anche Pier Giorgio ce lo dice, no? L'uso distorto di ogni potere contro altri cittadini.
qual è la molla secondo te per cercare di frenare tutto questo degrado che attraversa la società contemporanea? Ma secondo me la consapevolezza, che rientra anche un po' nella domanda che mi hai fatto prima, cioè qual era la cosa più importante, no? Era Giorgio, perché Giorgio è la manifestazione della sofferenza del Cristo. Avere consapevolezza di questo, comprendere il soffrire degli altri e avere compassione per il soffrire degli altri, come avremmo dovuto avere compassione per il soffrire di Cristo, secondo me è lo strumento più importante da acquisire per poter cambiare questo meccanismo, questo sistema, questo mondo. La compassione verso gli altri è fondamentale, e Giorgio la esprime anche nelle cose che fa, non solo nell'espressione di quello che vive nel suo corpo, ma anche delle cose che fa per gli altri. Cosa diresti ad un cittadino, ad una persona che non si è mai interessato di questo tema, non si sono mai interessati, per motivarli a venire perlomeno una volta ad ascoltare? Ma questo è più che un invito, potrebbe essere così una specie di esortazione alla consapevolezza, come dicevo prima. Chi comprende viene stimolato naturalmente a venire ad osservare, a capire Giorgio, il messaggio che dà anche con Pier Giorgio e quello che fanno. Chi non comprende, purtroppo nessuna esortazione può essere utile a questo. O tu hai nell'anima la necessità e il desiderio di conoscerti e di sapere, o non ci sono esortazioni che possano sollecitare questo. Ecco, per quanto mi riguarda, questa è la mia idea. Grazie mille Michele, grazie. Buona giornata. Allora ci vogliamo accomodare intanto, per favore, così non rubiamo tempo alle bellissime immagini che Pier ci farà vedere insieme all'amico nostro. Accomodiamoci. Allora, se Pier permette intanto, mentre voi vi accomodate, vorrei fare una precisazione importante. Allora, ieri sera sono stato redarguito perché io e Pier abbiamo detto una frase, la frase è questa: il Vangelo non è la vita di Cristo, ma è un, diciamo, una, è un trattato scientifico per la scienza dello spirito. E allora, siccome vi faccio una breve introduzione, così capite il significato della rimprovera che è stato fatto, siccome a fine 800 in Inghilterra, dopo la grande rivoluzione industriale, quindi mentre in Italia i conti, i marchesi, i principi, le grandi eredità terrieri perdevano potere, invece in Inghilterra intelligentemente hanno investito sull'industria, per cui sono diventati sempre più ricchi. E allora c'era questa corsa alla ricchezza, questa corsa al potere e soprattutto una corsa a quello che io chiamerei la ideologia razionalista. E in questa ideologia razionalista c'è entrata anche la teologia. Per cui sono cominciati a uscire fuori dei testi, all'epoca rari e poi diventati sempre più famosi e più seguiti, che praticamente, ve la faccio breve, Pier diceva che Gesù Cristo era soltanto un mito, non è vero che esiste, lo assicuro che non era neanche esistito, però attorno a questo mito si è creata una religione pur bella, pur interessante e anche perfetta, ma comunque Cristo non è una figura storica, e quindi il Vangelo non dà la storicità di Cristo. E dice, tu praticamente voi avete detto la stessa cosa. No, noi abbiamo detto la stessa cosa e non la pensiamo così. Per noi la storicità di Cristo è importante, il Vangelo parla di Cristo e voi considerate che nel Vangelo, diciamo, ci sono la più alta intensità di testi, come si chiama, iniziali, testi, le fonti, testi scritti, non esiste un testo scritto così numeroso come lo è il Vangelo, per cui esiste una prova provata. Oltre a questo, dal
sociologia, dall'archeologia e dalla storia sono fatti dei riferimenti tali per cui è impossibile ormai non ammettere che Gesù sia effettivamente esistito, sia dati storici. Quindi per noi il Vangelo è la vita di Cristo storico, di un Gesù storico, però diciamo che se uno dice io non leggo il Vangelo, tanto la vita di Gesù la so, fa un grosso errore, perché all'interno del Vangelo esiste appunto quello che io chiamo il manuale dei giovani marmotte, cioè nel senso che uno vuole sapere se effettivamente una cosa è giusta o non è giusta, va a leggere sul suo manuale, che è un manuale di spiritualità. Posso dire qualcosa? Sì, io sono stato redarguito anche perché ho detto qualche parolaccia, quindi mi scuso. Quando lo faccio è propedeutico, perché se mi abbassate il volume dico l'altra. poi se mi viene in mente Cicchito, io le parolacce viene. Sono spontanei. No, vorrei dire, allora, adesso... Dire Cicchito è una provocazione. È una provocazione, quindi a me io il sangue mi va alla testa, non ragiono più, riesco con le parolacce. Volevo dire, adesso non so, questo ovviamente non è per fare polemica, ma per una precisazione delle parolacce, mi scuso, oggi non è del lavoro, porcane, non le dirò. Il Vangelo, sono d'accordo totalmente con quello che dice Flavio, vorrei aggiungere una cosa. Intanto io ho detto una cosa ieri, non frapponete tra quello che sentite e le vostre convinzioni, non frapponete subito la barriera e il filtro, cercate di seguire il discorso, capisco che non è facile, e magari poi nelle domande esprimere le considerazioni o quelle che sono anche le critiche, che sono giustissime, lecite, però Gesù Cristo, al di là del fatto che nel Vangelo sono riportati fatti storici della sua vita, ma Gesù Cristo è il maestro dei maestri. Allora, un maestro che non insegna un accidente e che scrive solo la sua biografia, insomma, fatemi capire che cavolo di maestro è. Che c'è venuto a fare Gesù? Venire qui, si è fatto ammazzare, ci ha lavato i peccati, se ne è tornato su e ha lasciato il mondo in questo delirio e sfacello che ci ritroviamo oggi. Gesù è il maestro dei maestri, un maestro insegna. Quindi quando si fa una critica, perlomeno si abbia la gentilezza, la cortesia di capire le parole di qualcuno che scrive qualcosa, non fosse altro che sono 30 anni che bazzico in ambito iniziatico, quindi certe cose se le dico hanno un peso, soprattutto io se vi dico delle cose a voi, io mi assumo una forte responsabilità karmicamente parlando, quindi non vi posso dire fesserie. Perché io so che se vi dico fesserie o vi inganno, mi ricade addosso una situazione non bella. Ma Cristo è un maestro e nel Vangelo ci sono i suoi insegnamenti. Cioè Cristo spiega, ed è venuto apposta per quello, come funziona la legge cosmica, visto e considerato che gli israeliti dell'Antico Testamento ne combinano di cotte e di crude. Infatti Cristo li ammonisce addirittura quando li taccia di assassini di profeti, voi siete figli di assassini di profeti e lo dite voi stessi. Quindi nel Vangelo c'è questo insegnamento che è l'unico modo per il quale o attraverso il quale l'uomo possa raggiungere la chiarezza della sua realizzazione e quindi anche la felicità. Quindi il Vangelo è un manuale scientifico della legge cosmica. La Santissima Vergine, gli extraterrestri non hanno fatto altro che ribadire e aggiungere, vi assicuro che nei messaggi extraterrestri della vita di Gesù, di quello che lui ha fatto, che ha passeggiato di là, che ha fatto quest'altro, c'è pochissimo, persino dei miracoli, tutta la messaggistica degli angeli è soprattutto sulla legge che Cristo ha spiegato. Se non si capisce questo e non si cerca nel Vangelo questa legge, la religione diventa solo quel fatto tradizionale, esteriore, estetico, la ritualità, rimane solo la ritualità. Io capisco che per una persona religiosa possa essere importante, soprattutto se è stata tutto il fondamento della sua vita, ma quella non è la spiritualità. La spiritualità non è la ritualità.
La ritualità sono solo dei gesti, dei promemoria per ricordarci che è esistito e c'è qualcosa, ma noi dobbiamo imparare la legge, noi non saremo sempre dei fedeli. La nostra evoluzione ci porterà, così come Cristo ci ha detto, a essere dei. Quindi un Dio non ha bisogno di avere fede, non ha bisogno di fare la processione, di portare un altro Dio, la statua di un altro Dio a spalla. Queste cose le dobbiamo capire se vogliamo raggiungere la maturità spirituale. Grazie, prego Flavio, scusa se... Adesso, per concludere questa bellissima intervento di Piero, vorrei proprio vedere un attimo la pubblicità. Una pubblicità così, poi cominciamo... Per le azioni private di Santa Faustina nasce la coroncina della Divina Misericordia, una richiesta da parte di Gesù di diffondere una particolare preghiera in grado di accogliere con la sua misericordia tutte le anime che la reciteranno. Direttamente dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia, a Roma, vi presentiamo l'unica e originale coroncina elettronica della Divina Misericordia, incluso uno speciale messaggio di Papa Francesco. Com'è bella questa realtà della fede per la nostra vita. Da quando ho la coroncina della Divina Misericordia, mi basta stringerla al petto e sentire il suono per trovare conforto. Recitare la coroncina della Divina Misericordia vi aiuterà a superare dei momenti difficili di famiglia e a ricordarvi che l'amore vince sempre. Anche quando sembra impossibile. Le parole di Gesù dettate a Santa Faustina saranno il faro nella notte per i vostri amici che si sono persi. Ok, abbiamo visto che Santa Faustina, per ordine di Gesù, ha creato questa coroncina elettronica che crea amore e che ci fa voler bene. Ok, quindi compratelo, 60 euro. Sono 59 euro. Sì, siamo arrivati proprio alla frutta, come si dice. Bene, sono veloce. Siamo come Pinocchio, ci stiamo mangiando il torso, no? E la buccia. Sarò veloce, abbiamo un po' drammatizzato la situazione perché era giusto. Allora, sarò veloce perché non voglio togliere niente a Pierre di quello che faranno vedere. Beh, no. Vabbè, nel senso, io, voi mi conoscete, non state che conosco, sai che sono appassionato di storia, preferisco andare con me a comprare magari un bel romanzo, vado a trovare i mattoni che magari mi fanno passare le notti per decifrarli, però è una mia passione quindi la coltivo. Questa passione ho trovato alcuni riferimenti importanti per quanto riguarda invece la presenza di quelli che noi chiamiamo angeli ieri e extraterrestri oggi. Nella storia è pieno, nei testi di storia è pieno di queste cose, nessuno ce lo insegna e nessuno mai ce lo dice. Allora, c'è un libro che si chiama Ave Urbe Condita di Vito Livio, praticamente che racconta la storia di Roma fin dall'inizio, dalla creazione a oggi, da quando diciamo il fondatore, figlio di una NN, voi sapete come si chiama il caso di incontro, si chiamavano il Lupanari, giusto? Ricordate Lupanari, lo chiamavano? Sì. Casini, si chiamavano Lupanari. E il primo re di Roma fu allevato da una lupa, molto simbolica questa cosa, no? Quindi abbiamo capito chi era la madre. E ha fondato Roma con i suoi, erano dei pastori, dei ragazzotti, e quindi dice lì passava per forza, doveva passare per l'isola Tiberina, doveva passare il commercio da nord a sud, da sud a nord, e ogni tanto rapinavano questi caravani. Alla fine dice, ma che rapine non fa? Ci faceva una bella città qui, ognuno che passa paga, per passare deve pagare, quindi hanno capito come funziona effettivamente il commercio. si ruba illegalmente. E quindi però morto il primo re di Roma, c'è il problema di Grecia, il secondo re di Roma. E logicamente quegli amici di Roma non erano d'accordo su chi dovesse comandare. E ognuno voleva la sua parte, comando io. Allora alla fine hanno deciso di comandare insieme, hanno fatto un casino della Madonna, e poi hanno detto no, ricreiamo un altro re.
Allora hanno visto che vicino a Roma c'era un uomo già molto anziano, che era molto saggio, molto ben visto dai romani, era una specie di romita che aveva un rapporto speciale con il cielo e coltivava molto la spiritualità, e si chiamava Numa Pompilio. Ora, questo Numa Pompilio non voleva, perché dall'inizio, raccontano gli storici, lui si era opposto ad essere re, perché dice: voi che avete fondato Roma siete dei violenti, proprio in questi termini, siccome la violenza a me non mi interessa, non voglio far parte della vostra stirpe. Poi successivamente, logicamente, l'hanno convinto, e lui si fa convincere soltanto da una condizione: che il cielo mandi un segno che io possa essere nominato re. E allora furono chiamati i più grandi sacerdoti, divinatori dell'epoca, e uno di questi, dall'altare dove sarebbe fatto questo sacrificio e dove sarebbe nominato il nuovo re, fece un segno con un bastone nell'aria, non sappiamo se era un cerchio, un quadrato, un triangolo, fece un segno. Quindi delimitò l'aria e disse: dentro quest'aria deve apparire questo segno. Non sappiamo neanche che segno era, però gli storici dicono che ha detto il segno preciso che deve apparire in quell'aria, e in quell'aria apparve quel segno, e quindi Numa Pompilio fu nominato re. Fu nominato re e si mette molto da fare, soprattutto per quanto riguarda la parte giuridica e per quanto riguarda la parte morale e religiosa. Talmente si dette da fare che mandò un generale romano a prendere i 10 libri che la Sibilla aveva con sé, i libri sibilli, famosi libri sibilli, in cui era scritto il passato, il presente e il futuro, e si poteva ogni volta che si faceva qualcosa, una legge, un'iniziativa eccetera, si andava a vedere se i libri sibillini gli rispondeva se doveva essere fatta o non essere fatta, e diede a questo generale un tot di oro, un tot di peso di oro. Dice: vai, dai questi soldi, questo oro, e ti fai dare i 10 libri. Il generale invece, logicamente, voleva farsi fare anche la caparra su questo, farsi la parte sua con l'oro, è andato a contattare la Sibilla, e la Sibilla gli ha detto: dammi tot di oro per 10, no, io tot di oro non te le do, te le do di meno. Allora la Sibilla ha piato un libro e l'ha bruciato, e così via fino a che non erano rimasti due libri. E per due libri il generale dovette dare lo stesso oro come se fossero 10. Così dicono gli storici. Due libri erano pagati come se fossero 10. Questi due libri erano a Roma fino all'impero, quindi esistevano questi libri, che Numa Pompilio fece fare un tempio dove c'erano questi libri. E ognuno poteva andare a vedere e a controllare e a consultare i libri. Un'altra storia che racconta di questo re è che lui, prima di fare una qualsiasi iniziativa, una qualsiasi legge, si ritirava in una grotta e ne usciva con le idee chiare. Qualcuno lo seguì e vide che in questa grotta si incontrava con un personaggio, con una donna, e questa donna era una dea. Dicono che sia una dea, che sia una ninfa, comunque era una dea. E addirittura che fosse sua moglie da sempre, come lui invecchiava, perché era un uomo, e invece lei rimaneva sempre giovane perché era una dea. E quindi aveva per moglie o per sposa, per consigliera, questa che si chiamava Egeria. Sempre Numa Pompilio, è successo un altro fatto, che mentre lui faceva dei sacrifici agli dei, perché a Roma era nata una pestilenza, e chiese agli dei di mandargli qualcosa per sconfiggere questa pestilenza, e mentre lui pregava, praticamente dal cielo, svolazzando come una foglia, gli cadde sulle mani due dischi. Questi dischi, credo che ne erano due, due dischi, di ferro, ferrosi insomma, e che praticamente lui ordinò, perché poi andò da Egeria, che gli spiegò che cos'era, e lui ordinò di mandare per tutte le vie di Roma a sbattere, doveva fare rumore con questi, creare un suono con questi dischi. Poi magari Piero vi spiega, perché effettivamente esiste questa possibilità.
Allora lui, per non far confondere i rischi buoni da farsi di rubare, fece fare da un fabbro, fece fare altri dischi, quindi altri 10 dischi, in modo che erano 12 dischi, e creò un ordine religioso di 12 persone, 12 sacerdoti, che ogni anno a marzo passavano per le vie di Roma a battere questi dischi, a creare questa vibrazione, questo suono. E la bestia andò via, effettivamente, così dicono gli storici. Tutto questo è raccontato in un libro che si chiama Liber Prodigiorum, che è stato pubblicato nel IV secolo d.C., che sono 71 capitoli. Chi riesce a trovare questo libro me lo dica, perché io non l'ho mai trovato, ho soltanto delle fotocopie di un solo capitolo, quindi sarebbe più importante. Quindi racconta la storia di Roma fino al 9 avanti Cristo, e sono tutti questi casi che ho detto, due casi che ho detto, se ne sono 71, quindi l'apparizione di questi dischi volanti, di questi angeli o di questi esseri terrestri erano frequenti nell'antica Roma. Cicerone addirittura nel libro della Divinazione, al primo capitolo, dice una cosa interessante che sembra un'interpellanza parlamentare quasi, no? E dice: il nostro Senato ha spesso chiesto ai decemviri di consultare i visibilini. Quindi significa, lui è morto, mi pare, intorno al 50 prima di Cristo, significa che fino al 50 prima di Cristo questi c'erano, dal 700 avanti Cristo fino al 50 avanti Cristo i libri c'erano. Per esempio, quando in cielo furono avvistate tre lune splendenti, o ancora quando il sole fu visto di notte, quando si udirono misteriosi rumori nel cielo e quando il cielo stesso sembrò aprirsi, lasciando intravedere al suo interno strani oggetti rotondi. Pensa un po' quelli che vedi tu, anche tu nel cielo vedi strani oggetti rotondi. Quindi Cicerone è la conoscenza di queste misteriose apparizioni. Vi racconto un'altra, io vi racconto due o tre storielli, in modo tale che sapete che potete, quelli che ho trovato io, cioè non ho trovato solo queste, ma vi racconto quelle più eclatanti. Un'altra storiella è quella di Gerolamo Cardano. I tecnici, i tecnici sanno cos'è il giunto cardanico, no? Sì. Molti voi sanno che l'ha inventato questo signore, cioè riuscire a comunicare il movimento tra due assi, come si comunica attraverso il giunto cardanico, che ha inventato lui, che era un matematico, uno scienziato, un medico, eccetera. È riuscito a prendere il latino in una sola notte, leggendo un libro in latino. Ha trovato il libro, mi pare che era l'Asino d'Oro di Apuleio, e se l'è letto la notte, se l'è letto tutto il libro in latino, il giorno dopo sapeva il latino, sapeva scrivere e parlare il latino. Questo nel 1500. Addirittura lui, quando andava a studiare medicina, i suoi professori di medicina gli spiegavano le cose, ma che se le so, come fai a saperlo? Non lo so, c'è qualcuno che lo suggerisce e dà la conclusione di quello che... Quindi era un personaggio un po' strano, era talmente strano che suo padre, più strano di lui, dice che gli aveva insegnato delle nozioni, intanto gli aveva dato tutte le nozioni matematiche, credo che sia anche l'espressione di secondo grado di Cardano, però non voglio essere sicuro, l'espressione di secondo grado sia Cardano, non mi ricordo. E quindi dà nozioni matematiche e anche altre nozioni quasi occulte. Perché che è successo al padre che si chiamava Fasio Cardano? Che era un amico in danno di Leonardo da Vinci, già questo ci dice, ci dà qualcosa, qualche indicazione diversa. E praticamente nel 491 arrivano a casa sua sette personaggi un po' strani, perché aveva una specie di mantello rosso. Il padre Fasio vestiva di rosso, sempre di rosso, vestiva sempre con un ente di rosso, aveva gli occhi bianchi, come se non avesse la pupilla, era strano un bel po', ragazzi, che vedo così. E comunque questi esseri entrano a casa sua, avevano questo mantello che copriva una specie di tuta sotto, che lui gli racconta che fosse ferrosa, come se fosse lucida, come se avesse un'armatura. Adesso se era una tuta
spaziale, la natura comunque dice questo. E questi esseri praticamente venivano la sera e istruivano il padre. Di che cosa gli parlava? Gli parlava del cosmo, gli parlava della terra, gli parlava degli astri, gli parlava di matematica, di fisica, eccetera. Era una mente strana, talmente strana che portava il bambino con sé la sera a Gerolamo, se lo portava in sé la sera perché andava a trovare un amico suo che era un fabbro, e insieme a questo fabbro costruiva delle cose fantascientifiche, per esempio armature che non erano bucate da nessuna arma, né da lancio, tipo frecce, artifugi, eccetera, e addirittura una spada leggerissima che tagliava qualsiasi oggetto. Naturalmente, grazie a Dio, non ho lasciato niente di queste sue scoperte. Un'altra storia invece che voglio raccontare è quella della lampada. Cioè, che è la lampada alla radio, non è la lampada alla radio. Allora, un certo Masolino da Panicale, grande pittore del 1400, andò, viene chiamato a Roma per dipingere una cosa. Quando è stata fatta la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Papa dell'epoca chiamò appunto Masolino da Panicale per ricordare questo avvenimento. Perché che era successo? A Roma era successa una grande nevicata il 3 di agosto. Il 3 di agosto aveva nevicato. E quando la neve andò via tutta la neve, meno che un'area ben delimitata, e in quest'area ben delimitata è nata la Basilica di Santa Maria Maggiore. Quindi Santa Maria Maggiore è stata costruita da un disegno fatto dalla neve. Ok? Allora, questo miracolo volle che fosse impresso su tela e chiamò questo Masolino, che era un grande pittore, e disegnò questa cosa. E lui disegnò Gesù e la Madonna dal cielo su una grande nuvola e tante piccole nuvole che partivano dalla nuvola centrale, e queste nuvole portavano neve in tutta la città di Roma. Masolino fu poi chiamato a Firenze a lavorare nella chiesa del Carmine, e c'era con lui Masaccio, anche un altro grande pittore. Lavorava insieme in questa chiesa, in questo convento, e in questo convento c'era un ragazzotto che voleva farsi frate, però era amante della pittura e ogni tanto scappava via dalle sue mansioni da frate e andava giù a vedere i maestri cosa facevano, cosa non facevano. Li guardavano, li aiutavano, gli preparavano i colori, eccetera, e stava lì in laboratorio insieme a loro. Ora Filippo Lippi a un certo momento disse: me ne vado le fame frate, me ne vado via, e si sposa la monaca. Da questo sposalizio nasce un altro grande pittore che si chiamava Filippino Lippi. Quindi Filippo Lippi, padre Filippino Lippi. Adesso Filippo Lippi va a Padova insieme a un altro pittore che si chiamava Anzuino da Forlì, che aveva un ragazzotto, bambinotto, 10 anni, 12 anni, che gli preparava le cose. Prima gli artigiani cominciavano così, cioè i pittori preparavano, per esempio, allora fammi il fondo, e fare il fondo significa, per esempio, su un quadro, significa fare in modo che il quadro rimanga liscio, non c'era la tela grezza, quindi non so tecnicamente come si chiama, passare il fondo, quindi preparare il fondo della tela, oppure preparare i colori si preparavano, non è che si andava dal negozio a dire: dai, colore blu, no, c'era la terra, bisogna fare i miscugli con la terra, con i vegetali, eccetera, e creavano i colori. E c'erano i ragazzotti che preparavano i colori, ragazzini addirittura. E quindi c'aveva questo ragazzino che era di suo paese, di Forlì, della sua città. E Masolino, mentre era a Padova, racconta un fatto strano, che nel 1427 a Forlì, durante la notte, era apparsa sopra il campanile dei frati, era apparsa una luce a forma di lampade che sta nelle chiese, una lampada votiva. E che praticamente
i gendarmi andarono a chiamare il governatore pontificio, che all'epoca era Domenico Capranica, che era vescovo di Fermo, per quelli diciamo della zona siamo arrivati vicino a noi, che era vescovo di Fermo. E quindi anche il vescovo, anche il cardinale, è testimone di questo fatto che è successo a Forlì nel 1427. E che fa? Filippo Lippi dipinge la lampada che gli hanno raccontato. Dipinge una lampada. Sopra la Madonna c'è una lampada. Vedete? Ora, Anzuino da Forlì, che c'aveva questo ragazzotto che si chiamava Melozzo da Forlì, naturalmente lavora con lui, anche lui sa di questa lampada, perché era di Forlì, anche se nato dopo l'avvenimento, ma comunque Melozzo l'aveva raccontato e l'aveva raccontato anche a Filippino Lippi. Ora Melozzo impara l'arte, se la mette da parte e va, viene chiamato a Urbino a lavorare con il grande Piero La Francesca. E qui Urbino diventa ancora più famoso, diventa più noto e viene addirittura a Loreto, qui il nostro Loreto, no? A Loreto a dipingere a Santuario di Loreto. Ora a Loreto conosci un altro grande pittore, si chiama Carlo Crivelli. Carlo Crivelli veniva dal Veneto, era veneziano, era quello che faceva i quadri con per ornamento metteva mele, uva, pere, cosa ce l'avete presente? Era fruttato, diceva tanto, era un vicetariano. Allora, Melozzo conosce Carlo Crivelli, la sera vanno fuori, l'osteria, si ubricavano come tutti i grandi pittori dell'epoca, un po' pazzi, così. E a Crivelli racconta di questa lampada. E che fa Carlo Crivelli? Carlo Crivelli dipinge la lampada. Questa annunciazione è stata fatta qui vicino a Fermo, in un paese che si chiama Campofione, che c'era un monastero. E naturalmente gli inglesi lo portate via e ora sta in Inghilterra. Bellissima annunciazione, vedete? E sopra c'è la famosa lampada. Questa è la storia della lampada, però è importante, due lampade messe a confronto sono simili. Ora, queste due lampade è da notare che questi avvistamenti sono stati messi in collegamento con il cielo. Cioè, non è che qualcuno ha raccontato, ho visto un UFO, non so che era, no, ho visto qualcosa di celeste, un avvenimento celeste, un avvenimento, diciamo, religioso. Sempre per i marchigiani, diciamo, oggi facciamo il tour delle maschere. Allora, noi siamo porto a Cinque della Maschera, giusto? Siamo qua, no? Porto San Filippo, Rio di Fermo, Porto San Giorgio. Passato con San Giorgio prima di prendere l'autostrada, qui c'è il bocco dell'autostrada, proprio di fronte, quasi all'autostrada, c'è una chiesetta che si chiama Santuario di Santa Maria a Mare. Anche a Torre di Parma c'è la chiesa di Santa Maria a Mare. E sotto c'è il Santuario di Santa Maria a Mare. Ora, questo santuario è l'antica chiesa, perché qui c'è un fiume, si chiama Ete vivo per la verità, talmente vivo che i sangiorgesi hanno deciso di chiuderlo, perché ogni volta che piove sia in tutta la zona di Salvano si allaga, che sono intelligenti, noi siamo uomini, siamo intelligenti, quindi l'hanno proprio chiuso per costruire. Allora, anticamente c'era un porto, vicino a questo porto hanno costruito questa chiesetta. E cosa è successo? La taglio corta perché sarebbe lunga raccontarlo, ma era molto interessante. E oggi, ecco questa chiesa. Oggi questa chiesa è più famosa non come Santa Maria a Mare, ma come Sant'Anna. Perché? Perché appena si entra a destra c'è questo quadro qui, il quadro di Sant'Anna. Cioè Maria insieme a Gioacchino e Anna, che Maria gli insegna a leggere alla Madonna piccolina. Allora praticamente tutte le partorienti o le state interessanti vanno a pregare sotto questo quadro per avere, diciamo, aiuto durante il parto o per avere figli addirittura. Quindi oggi si chiama Sant'Anna. Che è successo? Nel 1630
alcuni personaggi, no, anche famosi, hanno avuto una visione strana. Cosa hanno visto? Che durante la notte, vi racconto questa del contadino che era la più famosa, il contadino che andava a lavorare mattina presto, quindi ancora non alpeggiava, quindi notte, che prima si andava a piedi, andava sul campo e ci voleva un po' di tempo, vede arrivare da lontano, vede una specie di corteo luminoso e pensava nella sua mente, pensava che da Torre di Palme, da quassù, ci fosse una processione che andava verso questa chiesetta. E più si avvicinava e più ha visto praticamente che cosa? Che queste luci entravano dentro la chiesa. E quindi quando lui arriva, un po' ansimante perché voleva partecipare a questa processione, la chiesa era chiusa. E mette l'orecchio sul portone e non c'era niente e comincia insomma a scagazzarsi, cioè comincia a pigliare fuori, dice, perché era quello che ho visto? E se ne va via. E come va via? Praticamente riescono le luci dalla chiesa e cominciano a girare sopra la chiesetta. Questa visione l'ha vista anche altre persone e tutto questo è scritto nei documenti dell'archivio, dove io l'ho trovato, nell'archivio di Fermo, l'archivio diocesano di Fermo. E c'è addirittura un libro che non ho mai trovato, praticamente. Bene, questo è quello che vi volevo raccontare, poche storie vere, documentate, in cui questi esseri appaiono, questi oggetti appaiono nella storia per dire, e tutti hanno capito, cioè la gente capiva che non era una cosa fisica. Oggi diciamo no, è l'americano che fa gli esperimenti, è il russi che fa gli esperimenti, ma prima non c'era né americani né russi, comunque apparivano lo stesso. Oh, questo quadro, di Filippino Lippi, lo voglio un attimo commentare, perché in questo quadro ci sono alcune cose molto carine. Intanto dietro diciamo alla Madonna c'è questo personaggio, vedete? Questo personaggio rappresenta coloro che vedono, ecco lui per esempio, lui vede che cosa? Sono dei veggenti o comunque delle persone contattate, dei contattisti. Cioè nel senso che riesce o a vedere direttamente l'entità che guida questi oggetti o addirittura vede e filma gli oggetti stessi. Quindi è o un veggente o un contattista. Ok? La parte diciamo opposta c'è cioè invece dal sole escono degli esseri, no? Che praticamente vanno verso la terra, vedete? Ora io ho fatto vedere questo quadro a un amico mio che si interessa all'arte e io ho detto, ma come mai? Cioè, se non ci sta al centro, non ci sta né la Madonna, né Gesù e né San Giovannino. Perché questo? Ho detto, no, adesso te lo faccio vedere. Praticamente mi ha piatto un compasso, una riga e ha cominciato a tirare tutte le linee di curva. E ha cominciato a tirare questa curva qui, a girare questa curva qua, a tirare questo segmento qui e questa curva qua, e vi posso assicurare che al centro di questo quadro è questo. Gesù è il centro del quadro. Se Gesù è il centro del quadro, perché queste figure sono attorno? Perché sono coloro che rappresentano il ritorno di Cristo. Infatti cos'è? La Madonna è per eccellenza colei che porta Cristo. E per eccellenza lei lo ha portato per 9 mesi e con tutte le apparizioni che sta succedendo lo sta riportando oggi nel mondo. Giovanni Battista è il precursore per eccellenza dopo la Madonna, è colui che ha battezzato Cristo, dice dopo di me verrà un altro che io non posso neanche allacciargli le scarpe perché è più grande di me e lui è diciamo, colui che vi darà la salvezza. Vicino a tutto questo chi sono? Sono i veggenti e i contattisti, e ci sono quelli che noi chiameremo extraterrestri, cioè coloro che vengono insieme a Gesù sulle nuvole a portare Gesù che sarà colui che giudicherà il mondo. Ho finito, vi ringrazio, spero che vi sia piaciuta questa.
Se ci sono domande, se sono domande sono 10 minuti o 4 ore diciamo, di rispondervi, mi risponde. Ditemi pure in modo tale che tanto Pier si prepara alla sua, al suo intervento. Una domanda? Lo sapevo che ci aveva. Allora, approssimativamente, no, non un difficile, è una stima quella che chiedo, dato che a noi, ai nostri occhi, sono giunti due quadri o tre quadri antichi che rappresentano appunto, tra virgolette, gli alieni, gli extraterrestri, comunque gli angeli veri, gli extraterrestri di oggi, volevo chiedere, dalla tua esperienza di storico, quante e quanti quadri figurazioni sono giunte a noi in cui dopo 500 anni li abbiano cancellati dalle pietre, cioè, ipoteticamente, perché forse questi due rimangono perché sono stati anche scritti e commentati su libri che sono giunti a noi, ma quanti ipoteticamente evidentemente sono stati cancellati oppure sovrascritti con altre disegni? Guarda, questa domanda è difficile risponderti perché effettivamente non sappiamo quante tele sono state recuperate per fare altri quadri. Ogni tanto esce fuori delle cose abbastanza interessanti, come per esempio è uscito fuori qui vicino a noi a un paesetto che si chiama, praticamente c'era una pittura muraria molto scolorita, c'era, sono andati a recuperare questa pittura muraria e invece di recuperarla l'hanno cancellata perché effettivamente non si riusciva a vedere le risalme, e sotto questa cancellazione c'era una Madonna in preghiera con sul mantello praticamente un sole sul mantello. Questa faccenda del sole sul mantello è molto comune in tanti quadri del pre-rinascimento, perché il sole era il simbolo divino, per cui era molto usato usare questo simbolo in tutti quanti i ricambi, anche nel rinascimento c'erano tante Madonne con il sole, con la stella, eccetera, per cui è difficile dire. C'è stato addirittura un quadro del 1700 che c'è addirittura proprio un UFO disegnato mentre Gesù predica, un ambiente molto scuro come se fosse notte, c'è il fuoco acceso e sopra addirittura c'è questo UFO gigante che copre tutta quanto, quasi tutto quanto, diciamo, il cielo del quadro, mentre Gesù predica. Non viene mai spiegato e non viene dato in giro perché non riescono a capire. Dice forse era una nuvola che significato già nessun significato in quel dato del preciso, cioè durante la predicazione, deve essere la nuvola, quando parla Gesù parla di nuvole, cioè è stato rapito dalle nuvole, eccetera. Quindi ci sono tanti fatti pittorici che non vengono dati, però se uno si ricerca e li trova. Noi con Biel abbiamo trovato tantissimi di questi quadri, non li facciamo vedere perché bisognerebbe la spiegazione una giornata intera. Invece a livello storico, a livello proprio di ricerca dei testi, la cosa è molto più gradita e molto più importante, perché per esempio mentre stavo facendo una ricerca sulla vita di Caterina, che sto scrivendo un altro tipo di vita che Caterina faceva in rapporto alle questioni politiche dell'epoca, ho trovato che il suo biografo racconta di un rapimento UFO e nessuno lo sa, cioè Caterina è stata rapita da bambina, lei racconta alla sorella, e questo racconto ci viene fatto dalla cognata, quindi sono tre persone che lo sanno e quindi che ce l'ha raccontato, e questa persona ha raccontato al suo confessore, praticamente da bambina lei voleva fare l'eremita, Caterina Siena, e è scappata via di casa, si è portata un pezzettino di pane e è andata via, è uscita fuori da Siena. Bambinetta di 5 anni, dove cavolo può arrivare? Non so dove è finito ad arrivare. Fatto sì è che non sapeva dove stava il deserto, però ha trovato una grotticella
ed è accennato, lo metto qua, e ha cominciato a pregare, e è andato in estasi. Andando in estasi non ha capito il tempo della estasi, quindi non si è regolata, e quando è uscita non sapeva più dove andare, che già si faceva buio. Lei è ritornata in una rotta, ha ripregato il Signore di non fargli fare la figuraccia nei confronti della mamma, e è scesa una nuvola, l'ha presa e l'ha portata davanti alla porta della città. Questo è scritto e testimoniato sia dalla sorella che dalla cognata che dal confessore. E questa è una delle storie che, leggendo questi fatti, io trovo, ma tante ce ne sono, tantissime di queste storie, quindi la storia è piena e l'arte è piena di questi avvenimenti. E tutti gli avvenimenti che nell'arte vengono disegnati con UFO, con angeli, eccetera, è sempre un rapporto al divino, mai un rapporto all'umano, perché è il divino che viene rappresentato nei confronti di, come un intervento che il divino fa nei confronti degli uomini. Un messaggio, guarda che il libro lo so come si chiama il libro dell'origine, il libro lo so che si chiama, il problema è trovare il libro, è trovare il libro intero, ci sono solo capitoli, io ho soltanto un capitolo appunto che va fino al diciamo i primi anni della storia della quando Roma era ancora sotto i re, quindi dei re di Roma, poi il resto non ce li ho, ho avuto la fortuna di avere appunto di avere queste fotocopie che non sono fatte nel libro, lo dicevo, non ne esiste più, lassi che qualcuno ce l'abbia, se ce l'ha qualcuno mi faccio le fotocopie, perché per me è oro, insomma. Che capitolo è? Che capitolo è? Il primo capitolo, ma ti parla del primo re e secondo re di Roma, quindi parla addirittura di, allora, parla di una cosa, un avvenimento che è avvenuto sia a Fermo, è un avvenimento che è avvenuto qui sempre nelle Marche, durante praticamente, durante i sacrifici apparivano sempre questi oggetti, travi volanti, scudi volanti, sarà ce ne sta tantissime, praticamente uno che si ha letto tutti quanti i libri dell'epoca della storia romana e ha tirato giù i passi in cui vengono raccontati questi avvenimenti, queste apparizioni. Flavio, perché questi fenomeni avvengono anche dopo la nascita di Gesù Cristo, cioè in un momento in cui non esisteva questa cristianesima, non esisteva questo, e quindi l'umanità li identificava come dei fenomeni, cioè, degli dèi, non so cosa, cioè mi sembra, cioè, queste cose vengono assegnate alla spiritualità solo dopo Cristo e prima di Cristo no, oppure vengono solamente i fenomeni sono assegnati a un intervento celeste o prima di Cristo o dopo Cristo, sempre intervento celeste, cioè gli scivolanti non hanno un'etichetta religiosa. Cioè non è che sia cristiani, buddisti, cioè discolanti o discolanti. Cioè nel senso è, fanno parte di quella grande schiera di esseri celesti che vivono in altri pianeti. Gli altri pianeti non è che ci stanno religioni come le nostre, anzi forse non ci stanno. Ma che motivo avevano di venire qua? Motivo avere è di intervenire nella storia dell'uomo affinché l'uomo prendesse coscienza della presenza del cielo, della presenza degli esseri, di altri esseri. Ma questo è una ricerca. Io ieri sera quando ho fatto l'introduzione penso di essere stato abbastanza chiaro, perché è importante. Oggi
delle regioni si spiega semplicemente che gli uomini hanno visto un fulmine e dice là dietro al fulmine c'è Giove che manda le saette. Non è proprio così. Dietro al fulmine, dietro a tutti i fatti misteriosi, religiosi, dietro all'amore, al sentimento, dietro all'odio, non ci sta un essere, ma è venuto un essere che si chiama intermediario, che ce l'ha spiegato il rapporto tra noi e il cielo. E questi esseri molto spesso ci hanno detto: guarda, che voi siete sulla terra, ma ci sono altri. Dice Dante Alighieri nel primo canto del Paradiso, dice guarda al Dante, dice guarda quanti pianeti ci sono. E questi sono i pianeti dove abitano gli apostoli. Dice Dante dice queste cose qua. Cioè nel senso che tutti nella storiografia hanno identificato, diciamo, tutti questi oggetti o queste apparizioni al cielo, perché il cielo non ha effettivamente religione, la religione ce l'abbiamo noi, poveri disgraziati, che ci facciamo. Però voglio dire, sempre anche a livello religioso, coloro che sono venuti fanno parte comunque della schiera celeste, perché sono comunque fanno parte di quello che chiamiamo diciamo la missione cristica. Cioè noi quando, allora faccio un esempio. Allora, dimmi la differenza tra la lampadina e la luce. La lampadina è un oggetto fisico. La lampadina è un oggetto fisico. La luce sono dei fotoni che non si vedono. Cioè, non si vede, le particelle. Non la tocco. Certo. Però la vedo. La vedo, sì. Senza luce non vedo niente. Quindi significa che senza lampadina non vedo niente. Quindi lampadina e luce è la stessa cosa. No. Ma se io lo spengo la lampadina c'è la luce? No. Quindi se levo la luce, levo anche la lampadina. Sì. No, lei leva la luce, non leva la lampadina. La lampadina non funziona più. Cioè, tra la fonte della luce e la luce c'è un rapporto così stretto che diventa la stessa cosa. Il rapporto è talmente vicino che è la stessa cosa. Per cui quando noi diciamo esseri cristici, cioè esseri portatori di luce, coloro che sono venuti nel mondo a spiegarci che rapporto ci abbiamo noi uomini, chi siamo, che cosa facciamo, come siamo composti e la nostra composizione rispetto al cielo, no? Diciamo che praticamente coloro che sono venuti hanno una parte di quella luce di Dio che ce la comunica. Quindi tutti gli esseri cristici, esseri solari, vengono dal cielo. Ma questo lo capivano gli uomini prima di noi, perché tutte le cose che vedevano, tutti gli oggetti che vedevano nel cielo, o tutti gli esseri che apparivano e che li chiamavano dei, angeli, ninfe, eccetera, qualcosa di divino che non faceva parte dell'uomo, ma che comunque venivano all'uomo come rappresentanti di Dio. Chiaro? Quindi dopo se quelli credevano agli dèi, o credevano a Gesù Cristo, o credevano a Mohammed, questo è un altro paio di maniche, comunque sempre dal cielo vengono. L'ultima domanda, scusa. E tu allora pensi che l'uomo è stato creato da Dio tanti anni fa o discende dalle scimmie? O siamo un'evoluzione? Non mi fai capire questa roba? Storicamente? Che facciamo? Andiamo a scuola o? Sono ti devi scaricare tutto il materiale, lì c'è spiegato tutto. Okay. Allora, noi sappiamo che l'evoluzione in parte è vera, ma non è del tutto vera. La legge di Darwin è una storiella per bambini e non può essere applicata a tutto e a qualsiasi cosa. L'uomo non ha l'età così come ce la raccontano i libri di testo. Io mi ricordo, andavo a scuola, io ho 66 anni. Andavo a scuola alle medie, mi dicevano che l'Egitto, la civiltà egiziana, era venuta intorno a 4.000. Sono andato a fare scuole superiori, mi diceva che la civiltà egiziana era venuta intorno a 6.000. Oggi dicono che la civiltà egiziana è venuta intorno a 10.000 avanti Cristo. Ma non è venuta la civiltà egiziana? Non lo sanno nemmeno loro.
non lo sanno loro perché non riescono a collegare quello che è la storia, quello che è l'archeologia, quello che è l'antropologia, quello che è la scienza, cioè tutte le scienze devono essere messe insieme. Allora, se io prendo un geologo e dici mi fai vedere la Sfinge, quant'anni già è la Sfinge, il geologo storico, la Sfinge è stata costruita dagli egiziani. Arriva il geologo, dice che la Sfinge è stata costruita dagli egiziani, ma no, ma qua sotto ci sono tutte striate come se qui passasse un fiume. Come passasse un fiume? Sì, cioè praticamente è erroso dalle acque. La Sfinge è erosa dalle acque, è erosa dalle acque. E quindi la costruita dagli egiziani, no, questa viene prima del diluvio, quindi prima del 12.000 avanti Cristo. Dice il geologo, lo storico non ci capisce niente, perché può essere che prima dei 12.000 anni c'era l'uomo. Allora bisogna andarsi a studiare magari i testi di Socrate, il quale racconta, se per caso, dice la Socrate, se per caso raccontava, no? Nel Fenone mi pare, se per caso succede un cataclisma. L'acqua inonda le città, inonda le pianure. Chi è che si salva? Diceva al suo allievo. E l'allievo dice, certo, si salva quelli che stanno in alto, quelli che stanno in montagna. E quali animali si salva? Quelli che riescono a saltare, le caprette, le pecore, le caprette, cioè, saltano da roccia a roccia. Cioè. E quindi che succede? Dove nascerà la civiltà? La nuova civiltà? Là sopra nasce. E allora dice, ma perché queste nuove città hanno una cultura così? Perché si ricordano quella passata, dice. Non solo. Tu adesso fa un esempio, ti faccio un esempio stupido. Qual è il paese più buzzurro su in Ambonetano, che vive in montagna? Un paesotto. Mazzangrugno. Come si chiama? Mazzangrugno. Mazzangrugno. Ok, allora ci sta. Il ragazzotto di Mazzacologno, no? Che va a lavorare a Milano e impara l'arte del muratore. Prima fa il cemento, cioè, poi piano piano impara l'arte di fare il muratore e fa le case, ok? Ammettiamo che questo ritorna a Mazzacologno e viene un diluvio. Chi è l'ingegnere che rimane in vita se non sono più ingegneri? Il muratore di Mazzacologno che riesce a costruire case, anzi lui impara gli altri a costruire le case, quindi diventa l'ingegnere, diventa il maestro, ma è un muratore e diventa così. È nata la civiltà. Quante volte è nata questa civiltà? Non lo sappiamo, ma tante volte, perché poi dobbiamo andare a cercarci le altre leggende, la leggenda di Atlantide e di Lemuria. Effettivamente sono esistite queste leggende, sono esistite queste. Di andarci a vedere. Allora, se noi colleghiamo tutte queste cose, riusciamo a capire che tanti valori, storie, leggende non sono proprio leggende, ma strucca strucca qualcosa di vero che sta sotto. Chiaro? Bene. Altre domande? Non sono a piedi, non posso a lui, allora. Quindi ti stai dicendo che questi eventi del cielo venivano presi da tutti come eventi celesti. Qual è il passaggio che da eventi celesti sono diventati alieni nemici o quelli della NASA, quelli della Russia? No, la rivoluzione francese. La rivoluzione francese ha distrutto tutto ciò che era, che rimaneva dell'esoterico, ha tentato di distruggere tutto. La rivoluzione francese, in cui la massima dea, la dea principale era la ragione, per cui attraverso la ragione vogliamo capire tutto. Con la ragione non riusciamo a capire tutto. Esiste invece, quindi con la ragione capiamo e non tutto quello che è sotto i nostri sensi, sotto la nostra fisicità, no? Quindi diciamo, noi riusciamo a capire che la nostra scienza è quello, cioè quello che avviene in laboratorio. Se io in laboratorio riesco a riprodurre questa penna, quella è scienza. Le altre scienze non esiste nient'altro.
Allora la domanda, se io questa penna la porto in Papuasia, nel bosco, nella foresta, come fuori, costruisci quello che fa in giro con una pozzola davanti e una pezzola da dietro, io me ne costruisci questa penna. Quello la guarda e dice, ma che ci si fa con questa penna? Non sa neanche lui che cos'è l'oggetto della penna. Quindi non ha le stesse basi che abbiamo noi. Di conseguenza è una stronzata dire che tutto si ricostruisce in laboratorio. Tutto si ricostruisce in laboratorio secondo la civiltà in cui tu vivi. Se vivi in Papuasia non te lo ricostruisce la penna, non te la puoi ricostruire assolutamente. Chiaro? E di conseguenza, dopo la rivoluzione francese è passata questa storia, dopo la rivoluzione francese è passata la storia delle grandi industrializzazioni, quindi l'intelligenza umana è venuta ad essere la più grande fonte di saggezza in questo mondo, eccetera, eccetera, fin dai giorni nostri, in cui quello che conta, conta soltanto essere ricchi, avere il possesso. Diceva la povera mamma, che è morta molti anni fa, dice Flavio, io non riesco a capire, io vedo un bambino, passa davanti a casa e gli chiedo, già dalla fisionomia so che razza è, di quale famiglia appartiene, sa le vecchiette, ma tu mi parli mi assomigli tanto, me l'assomigli da... Dice, io lo vedo che loro me l'assomiglia a quella famiglia. Quando gli domando chi figlio sei, mi dice, quello che c'ha la macchina, quello che c'ha la casa, quello che c'ha la fabbrica, che cavolo faccio a sapere dove sta sta roba? Io voglio sapere chi sono i tuoi parenti, tua mamma, tua zia, tuo nonno. Quindi l'importante è l'apparire, non l'essere. L'apparire è importante oggi, non l'essere. Quindi il rapporto tra l'essere e l'apparire ha cambiato tutte le regole della società. Quindi se io appaio significa che ho le capacità. Dicevo ieri sera che la massima desiderio dei ragazzi da 16 anni, da 18 anni ai 26 anni è quella di apparire in televisione. Cioè dopo che si appare in televisione in Italia, che diventi noto, ti conoscono tutti, e dopodiché che fai? Quindi questo è l'importante, l'importante è apparire, essere importante. E di conseguenza questo rapporto tra l'essere e l'apparire è stato completamente cambiato dopo la rivoluzione francese. Perché l'ultimo grande pensatore è stato appunto il filosofo, chi è quello che è morto dopo la prima rivoluzione francese? Voltaire. L'ultimo grande pensatore è stato Voltaire, dopodiché non esiste più nessuno. Esistono soltanto coloro che non vanno più a cercare il vero essere che sta nell'uomo. Noi sappiamo che se noi andiamo a studiare tutta quanta non tanto la filosofia o la teologia, basta la legge di Vangelo, noi siamo eterni, siamo dei. Quindi significa che il nostro vero essere è eterno. Qual è l'essere eterno? È la parte spirituale di noi stessi. Di conseguenza, se io appaio, non mostro, quando davanti allo specchio dico quello sono io, è sbagliato. Quello è un accumulo di cellule, è una colonia di cellule. Ogni cellula è un essere vivente, perché ogni cellula si riproduce, mangia, addirittura c'è un sistema nervoso. È un essere vivente, come se fosse una meba, è un essere vivente, e quindi noi siamo una colonia di esseri viventi. Ma quando dice io sono, in quel caso noi diciamo io sono perché sono eterno. In quel caso noi eleghiamo in noi stessi, cioè colui che siamo effettivamente, ma non quello che appariamo. Pierre Piondi, pronto, vi ringrazio tantissimo e la passo la parola. Allora, sapete già tutto, libri eccetera, c'è bisogno di una nuova cultura, messaggi, Carlo bisogna studiare così. Lo so. Così potrai soddisfare tutte le tue domande, anche quelle che in questo momento non riesci nemmeno a immaginare di poter fare. Quindi scrivendomi alle mie due mail, come sapete mando circa 18 libri dovrebbero essere, sì,
dove c'è veramente di tutto, messaggi divini, extraterrestri, profezie, spiegazioni teologiche, spiegazioni, analisi sociali che gli extraterrestri fanno sulla civiltà incivile terrestre, eccetera, eccetera. Il materiale lo trovate ai banchetti, sia una parte di questi libri li trovate stampati, un servizio li offriamo, quindi chi ama la carta o per comodità se li vuole portare dietro, anche perché sono in formato molto comodo, li trova stampati al tavolino, documentari, confilmati, storie di UFO, eccetera, eccetera, e tante altre cose, il banchetto di Funima, tutto lì dietro. Allora, Marco Mazzarella, sì. Marco Mazzarella, al contrario della maggior parte di noi, che disperatamente cerca di vedere una lucina in cielo, è uno di quei privilegiati che ha l'onore di vivere il fatto che quando alza il naso all'aria subito compare qualcosa. È uno dei ragazzi che fanno parte del gruppo dei Vigilantes italiani. I Vigilantes sono dei personaggi, delle persone che appunto vivono questa particolare situazione, che quando escono fuori o da soli o in compagnia arrivano gli oggetti volanti non identificati, oggi identificatissimi, cioè le navicelle extraterrestri. Principalmente, a parte il caso di Antonio Urzi, i Vigilantes filmano le sfere di luce o oggetti di luce. Per adesso nella casistica non abbiamo ancora dei veri e propri metallici, non perlomeno come ci ha abituato il caso di Antonio Urzi, che dopo vedremo qualcosa e sentiremo Antonio che si collegherà via Skype. Non è potuto venire perché sua moglie sta per avere una bambina che penso partorirà tra dicembre e gennaio, però ci collegheremo con lui e ci parlerà. Quindi Marco Mazzarella, tra i Vigilantes italiani, in questo momento è quello che sta producendo maggiormente del materiale interessante. Marco, quanti anni hai e come è iniziato tutto questo? Salve. Sì, la mia esperienza è iniziata nel ottobre 2011 e diciamo che per i primi due anni ho vissuto questa esperienza in modo più personale, anche per capire ciò che vivevo, e diciamo dopo due anni ho preso la mia prima telecamerina, spinto anche da amicizie, e lo devo ammettere anche da qui presente Piero, perché quando conobbi Piero dissi: Piero, vedo sempre questi oggetti, cosa devo fare? E Piero disse: va bene Marco, filmali. E questo è stato proprio quello che ho fatto, proprio perché diciamo quando poi ti apri alle persone, molti magari non ti credono, e quindi diciamo chi fa quello che facciamo io, Antonio, e siamo spinti proprio per dare prove, per dimostrare quello che viviamo fondamentalmente. E quindi dal 2013 ho cominciato a filmare, e nell'ultimo anno mi è capitato anche di filmare in presenza di persone, di amici, parenti, e piano piano diciamo sto dando sempre più prove, magari più, come dire, consistenti. Sì, c'è stato per adesso questa foto tra te e Antonio Urzi che osservate il cielo, foto che è stata scattata qui nelle Marche a Sant'Emilia a Mare, esattamente dove abbiamo noi l'associazione, la sede della Funima. Che è successo quel giorno, Marco? E così vediamo anche questo. Sì, lì ho avuto il piacere, che poi è stato proprio il giorno che ho conosciuto Antonio Urzi, che quando lui filmava, io penso ero ragazzino, ho 30 anni, quindi quando lui ha iniziato a filmare ero bambino e vedevo i suoi filmati, e ho capito diciamo quello che vive Antonio, diciamo, da vero contattista, perché lui mi ha chiamato e mi ha detto: Marco, concentriamoci e chiamiamoli. Io ho seguito Antonio e ho detto: guarda, proviamoci. Antonio, dopo 5 minuti si è apparso un Ebony a forma di cuore. Intanto vediamo i fotogrammi. Questo è un fotogramma, lo
fotogramma che è stato estratto dal tuo filmato, e questo invece è il fotogramma, avete due telecamere diverse, questo è il fotogramma estratto dal video di Antonio Muzzi. Adesso vediamo il filmato e ci ascoltiamo le voci. Ce l'ho l'audio, Stefano, di Demi Monogatari. Sono io. Un attimo. Tra l'altro, in questo caso Antonio ti ha dato un consiglio, no Marco, su come filmare. Ti disse di filmare di giorno, giusto? Sì, Antonio mi sta dando dei consigli, visto che comunque principalmente molti oggetti io vedo prima del tramonto o dopo il tramonto, e Antonio mi consiglia sempre: Marco, mettiti di mattina, di giorno, perché filmare di giorno sono prove, diciamo, come prova è più schiacciante, più evidente, e quindi mi consiglia sempre di concentrarmi di giorno. Ci sto provando, un paio di mesi fa ci sono anche riuscito, però... Vabbè, poi sono intervenute altre situazioni. Vediamoci questo bellissimo segno. Questo è il primo video che è quello che ha realizzato Marco. Si capisce meglio che l'oggetto è formato, sembra formato da tante sfere attaccate insieme. L'oggetto dovrebbe essere stato grande a qualche decina di metri, perché era molto alto,
oltre la più o meno all'altezza che passano gli aerei di linea, quindi il rapporto era più o meno quello che doveva essere. Ed è durato 10 minuti. Ed è durato 10 minuti, sì. Quindi... Erevani spettacolare. Sentiamo voce di attorno che... Non mi toccate, eh? È un acronimo, Evani, è un acronimo che hanno coniato in Messico, che è la nazione dove maggiormente il fenomeno si è verificato, però ci sono stati casi in varie parti del mondo, dall'Italia, dall'Inghilterra, in America, io ho visto uno l'altro giorno, mi sembra, su Los Angeles, e vuol dire entità biologica aerea non identificata, vengono chiamati entità biologiche non perché abbiamo la certezza che siano esseri viventi, però spesso e volentieri avevano la forma di serpentiformi e si muovevano, e da questi oggetti spesso e volentieri escono fuori le sfere, quindi anche perché ci sono state delle foto in altissima qualità di un vigilante messicano di Arturo Robles Gil, che purtroppo ormai da qualche anno non filma più perché è ammalato. E questo signore con delle macchine fotografiche professionali aveva scattato delle bellissime foto, e praticamente questi oggetti a volte sono agglomerati di queste sfere che poi pian piano si staccano, a volte invece sono come dei tipo portaerei, cioè sono fatti di una serie di condotti messi in forma spiraliforme, e dentro ci sono le sfere. E siccome si muovono, sono stati chiamati entità biologiche per questo motivo, però secondo noi sono agglomerati di plasma, di luce, quindi per questo hanno questa particolare mobilità. Spesso e volentieri un fatto che ci ha colpito tanto è che il volume totale di tutte le sfere che escono dall'oggetto è maggiore dell'oggetto stesso, quindi mettendo insieme tutte le sfere diventano un volume più grosso dell'oggetto che le conteneva, quindi li pensiamo anche come delle specie di porte dimensionali. Infatti Robles Gil in particolare, che ho avuto modo di incontrare varie volte in Messico, mi diceva che non li ha mai visti arrivare, compaiono lì, boom, escono le sfere e poi scompaiono, non vanno via. Dice, io quando faccio, Arturo faceva come fai tu Marco, o come Fantoni, diceva proprio la vigilanza del cielo, aspettavo, dice, magari ero lì, non c'era niente, mi giro di qua, lo rigira e sta lì, quindi non lo vede mai arrivare. E incominciano a buttare fuori queste sfere. C'è un video bellissimo che fu filmato in questo caso da due vigilanti, uno stava da una parte, tra l'altro un caro amico che si chiama Pedro Hernandez, che conosco da più di 20 anni, tu l'hai conosciuto Pedro, finto Luca? Sì, è lui, Pedro Hernandez. E un altro signore, Alfredo Cariglio, filmarono questo oggetto abbastanza piccolo, che era una specie di oggetto fusiforme che roteava velocemente, che sparò nel cielo un enorme numero di queste sfere che avranno formato un volume perlomeno 10 volte quello che è il volume dell'oggetto originale. Quindi sono, le pensiamo come portali o porta sfere, non lo so, però sono oggetti sicuramente anomali che prima non si erano mai visti, hanno iniziato a comparire all'inizio degli anni 90, i primissimi, poi dal 2000 in poi ne sono comparsi parecchi. Adesso Marco vediamo qualche altro filmato della tua collezione, iniziamo con questo del 9 ottobre 2014, se lo vuoi commentare qui, dove ti trovi? Qua sto sul, diciamo, nel Parco Nazionale del Vesuvio, questo è il Monte Somma, che appunto ha un'altezza di 600-700 metri, e spesso filmo oggetti tra il Monte Somma e il Vesuvio, oppure quando mi sposto sulla costa e vedo gli oggetti che dalle isole vanno verso il Vesuvio. E devo anche dire con alcuni di questi filmati, appunto, che gli oggetti vanno proprio sulla punta del Monte Somma, quindi 500 metri, 600 metri. Spesso quando riprendono i miei video alcuni siti mi attaccano dicendo che sono satelliti, ma questo è impossibile perché un satellite non vola a 500 metri. Sì, tra l'altro poi in questo caso siamo ancora in luce diurna, quindi i satelliti a luce diurna non si vedono, o perlomeno non così.
Io personalmente non li ho mai visti e penso sia tutta una bufala. Sì, sì, io quando io non li ho mai. Non, e penso che con l'occhio umano non ne possiamo vedere un qualcosa che sta di fuori dell'atmosfera. Tra l'altro l'oggetto in questo caso si sta passando. E qui mi hanno attaccato dicendo che era un satellite. Chi ti ha detto che era un satellite? Allora, se questo è un satellite, lui è un cretino. No, ma sono sempre i soliti poteri. Vediamo cosa dice. Questo invece, Marco, non è una sfera di luce, è un oggetto che arriva velocissimo. Qui dove siamo? Non siamo nello stesso luogo. Passavo a Capodimonte, una collina di Napoli, e vedevo tutta Napoli. E da nord... verso sud sono riuscito a filmare questo oggetto. Questo qua è il Monte Somma, questo oggetto è velocissimo, si abbassa e cambiava forma. Cioè questo penso sia un disco, no? Secondo me sì, è un disco. Questo oggetto cambiava forma e addirittura lasciava anche delle scie di luce, cioè dei pezzettini di luce. Questo è sceso veramente basso, è passato... ed era più basso di me, che io penso stava a 300-400 metri. E questo oggetto sorvolò la città, penso a 200-300 metri. Siamo a Napoli, no? Per sì, sì, tutta Napoli. Eccolo qua, ancora si è riuscito a toccarlo. Si vorrei ricordare che il Vesuvio è una porta d'ingresso anche per i continenti interni della Terra e che un messaggio che è scritto di anni fa non è né di Giorgio né di Eugenio, però gli extraterrestri spiegano che spesso e volentieri quelle che noi vediamo come sfere di luce in realtà sono veri e propri dischi volanti, però a volte loro permangono tra la quarta dimensione e la terza. Quando permangono nella quarta dimensione vediamo solo questa forma energetica, sferica, ma non sono sfere, anche perché quando sono alti comunque sono oggetti molto grossi, perché normalmente quelle che sono le sfere volanti intese come sonde telemetriche vanno dai 15 cm di diametro, massimo 2 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri, non di più. Invece oggetti ad altissima quota sono oggetti di 15, 20, 30 metri di diametro, quindi sono belli grossi, però se permangono metà di là e metà di qua, l'aspetto visivo nella terza dimensione è quello di una massa luminosa. Vediamo un altro video, Marco, qui dove siamo. Sono tutti video praticamente notturno, non ho messo manco uno perché quelli di ultimi, come giustamente hai detto, sono più. Qui è stato uno dei primi filmati, penso il primo filmato che ho realizzato in presenza di persone. Cioè stavo con alcuni amici, appunto, e non fu un caso perché stavamo nel Parco Nazionale del Vesuvio e dissi ragazzi proviamoci, vediamo un po' se riusciamo a vedere qualcosa e comparì questa sfera. Io logicamente associo questi prodigi nel cielo a segni messianici, cioè di natura messianica, e penso che io, Antonio Ursima, come altri nel mondo, assistiamo a fenomeni che sicuramente sono avvenuti già magari in altri tempi, come appunto magari gli antichi profeti come Mosè, Enoch, il profeta Ezechiele. Tutti questi personaggi penso abbiano assistito a questo tipo di manifestazioni, però purtroppo l'hanno soltanto raccontate, sono state trascritte, però con il passare dei secoli sono diventate miti e leggende, mentre oggi purtroppo ci dovete credere perché con la tecnologia. Proprio in questo oggetto ci siamo andati prossimo, c'ha un alone verdastro e al centro è un po' rosa, assomiglia tanto alla sfera che Antonio Urzi ha filmato qualche anno fa a Capiglia del Monte in Argentina. Beh, questi Flavio credo che siano i soli e le lune che i romani vedevano, come ha detto, ma anche ci sono anche altri elementi come nell'arte e nell'archeologia, ormai ci sono tantissime prove, almeno per uno come me che vivo l'esperienza, quindi so che esistono, li vedo,
e vado a rileggere magari dei passi biblici oppure anche testi orientali, capisco cosa vedevano, diciamo, questi uomini nel passato. Antonio ci ha spesso raccontato, Marco, i testimoni, che sente un'emozione particolare. Tu percepisci qualcosa oppure... Io per il momento dico, sicuramente ci sono sensazioni e magari a volte li senti pure, però io vivo, diciamo, un contatto più costante, cioè io li vedo quasi sempre a tramonto. E quando mi fanno filmare, sono stesso loro che decidono il luogo, il posto, con chi sto, e scendono di quota e quindi riesco a riprendere. In questo caso invece l'oggetto rimane al quota, lo vediamo passare tra le nubi. Ecco, questo è un caso di quelli che vi dicevo, quindi se qui siamo a quota oltre i 1000 metri, quindi l'oggetto deve avere parecchi metri di diametro, cioè non è una piccola sfera. E non è stato un caso, perché quando stavo lì fermo con la telecamera sul cavalletto, e infatti anche loro sanno tutto, se io sto con la telecamera sul cavalletto, mi hanno fatto filmare questo video, che loro erano ad un'altezza elevata, e questo video sono riuscito a farlo solo con la telecamera, ce lo posso far realizzare solo con la telecamera sul cavalletto, quindi loro calcolano tutto. Sì, sì, certo, sono consapevoli com'è la situazione. Vediamo l'oggetto, infatti non si abbassa di quota, viaggia in orizzontale all'altezza delle nubi. Vediamo anche che da un punto di vista prettamente così dell'aspetto è diverso anche come luminosità, questo è più nebbioso, se vogliamo usare un termine, più sfocato rispetto alla sfera, che invece quelle che abbiamo visto sono più luminose, hanno una luminosità diversa, sicuramente per il fatto che appunto sono molto più vicini alla telecamera di questo oggetto che a qualche migliaio di metri. Quest'altro invece è nato, qui siamo al tramonto. Quest'altro invece ancora, diciamo, il cielo si è manifestato addirittura proprio in un luogo pubblico proprio, cioè stavo nel parco di Pomigliano con degli amici, quindi in presenza di numerose persone. Ecco, questo è spiccicato alla sfera argentina di Antonio Uzzi, tra l'altro di riferimento. Mi somiglia tantissimo perché passa in mezzo, così come la sfera che fu di Antonio Uzzi, questo è veramente bello. Passa in mezzo al fondiale, dietro al fondiale degli alberi. Qua io mi sposto sempre per avere punti di riferimento, cioè per riprendere di nuovo il passaggio dell'oggetto vicino all'albero, diciamo, perché comunque si capisce più o meno che è un oggetto in movimento e anche molto basso. E infatti quando hai fumato, grazie alla presenza dei grandi del fondo, si vede benissimo. A occhio nudo tu percepisci questo tipo di alone o secondo te... Diciamo che loro assumono un colore in base magari pure ai colori del tramonto, se è in pieno giorno, se è al tramonto, se è quasi notte. Infatti uno degli ultimi filmati che ho realizzato ora di notte l'ho chiamato sfera multicolore, perché spesso questi oggetti cambiano colore dal bianco al rosso all'arancione. Bello questo, ecco. Stesso, anche nella stessa manifestazione, cioè loro assumono colori diversi. Questo è l'esempio che dice nella Bibbia, le stelle cadono dal cielo, queste sono le stelle che dal cielo cadranno sulla terra, perché ovviamente non possiamo pensare che si tratti di astri, perché se i soli cadessero sulla terra scomparirebbe non solo la terra ma l'intero sistema solare, quindi queste sono le stelle della Bibbia. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande a Marco sulla sua esperienza o su quello che sente, o se tu Marco senti di dire qualcosa al pubblico qui. Vorrei fare una domanda. Scusa. Aspetta un attimo, Vincenzo, poi Carlo può fare una domanda. Marco, volevo chiederti, ora avrai molti filmati, ma la prima volta com'è avvenuto? C'è il caso, perché? Quale pensiero ti ha spinto a portare l'obiettivo anziché a terra, a livello orizzontale, al verticale cielo? Come è successo? Sì, diciamo c'è stato prima
una fase, un'altra fase, diciamo, quella là che io personalmente dico queste verità da tantissimi anni. E appunto sono stato forse circa un anno e mezzo, due anni ad osservare il ciclo, quindi ad effettuare una chiamata. E io ho voluto vedere, se riuscivo, se il ciclo mi dava la prova a quello che io credevo. Infatti è venuto in questo modo, cioè dopo tanti mesi, quasi un anno e mezzo, due anni, una sera si manifestò un oggetto di luce sulla mia testa. E quindi in un certo senso lo consiglio anche a tutti di crederci, di provarci, perché appunto se ci credi veramente, loro si fanno vedere. È importante anche però capire la loro realtà, il messaggio che portano, perché comunque non si manifestano a chi magari non ha ancora una consapevolezza e non è ancora pronto magari, perché comunque anche per me, penso per chiunque, il primo anno non è che è stato facile, diciamo, vivere questa esperienza, perché comunque a un certo punto devi anche avere la forza di aprirti, perché se te la vivi da solo magari ci stai, puoi anche starci male. Quindi diciamo il primo anno, quando lo dicevo a qualcuno, diciamo, ero frenato, poi comunque è stesso il ciclo che mi ha dato sempre più forza, perché comunque tu arrivi ad essere sicura, hai una consapevolezza al 100%, quindi dici vabbè, io li vedo, lo dico, poi se gli altri non mi credono. Grazie. Scusa. Io ti faccio i complimenti perché hai portato dei documenti che non hanno fatto altro che aumentare i miei dubbi. Quindi, perché queste persone celesti non appaiono anche a quelli come me che più duri a... No, io li voglio vedere con tutto il cuore, guarda. Perché mi darebbero tanta forza anche andare avanti. Per fortuna c'è qualcuno più potente che a quelli potenti, magari in un momento gli strocca le gambe, perché sta facendo soffrire l'umanità in una maniera bestiale. Allora, sapere, io sono, ma da finché non li vedo, cioè, non è che ci credo o non ci credo, io sono pronto, vedo tanti documenti, dico, caspita, ma allora forse è vero, però io finché, capisco, io ho questa mente distorta, dico, finché non il fenomeno è evidente ai miei occhi, allora perché queste persone con questi oggetti non si rendono palesi anche agli increduli, per dire? Vabbè, quello che ho detto prima sicuramente vale, però io credo anche, magari Piero può confermare, che noi siamo in un tempo che presto un po' tutti li vedremo, cioè io lo sento questo. Perché comunque la mia esperienza già dura, quella di Antonio è iniziata anche prima, il fenomeno in Messico dura da tanti anni, la mia è iniziata ora e vedo che cresce sempre di più, ma non cresce solo a livello personale, sta crescendo proprio che il cielo mi permette di vivere la mia esperienza con tutti. Quindi diciamo, questo mi fa pensare che il cielo sta portando a un'apertura molto generale. Bisogna solo crederci, ripeto, crederci, e sicuramente avverrà. Sicuramente. Io vorrei aggiungere una cosa, Carlo. Allora, la manifestazione loro non è mai casuale. Cioè, se una persona vede l'oggetto, c'è un motivo, cioè è voluto. Cioè, non esiste l'avvistamento di uno che vede l'UFO che va da Milano a Torino, sta passando, dice, ah, ecco un UFO. Se la persona vede, perché deve vedere, perché loro con le loro tecnologie sono in grado di gestire tutta questa situazione. Ovviamente non vogliono dare spettacolo e tantomeno forzare soprattutto la consapevolezza o la coscienza di chi non gliene frega nulla. Nemmeno vogliono fare sensazionalismo, cioè farsi vedere per accontentare le manie protagoniste, fanatiche, esaltate delle persone. Loro si fanno vedere per un solo motivo: sensibilizzare quelle persone che potenzialmente possono dedicare la loro vita o parte della loro vita a un lavoro di miglioramento delle condizioni della società.
Allora, non gliene frega nulla se gli esseri umani ci credono agli extraterrestri, non sono qui per questo. Sono qui per cercare di apportare un miglioramento alla bassissima condizione evolutiva etico-morale di questa società. Quindi loro sensibilizzano tutti quelli che possono incamerarsi in una condizione di tale attività. Ora con questo ovviamente, Carlo, non è che sto dicendo che tu non sei così, anche perché per quel poco che conosco so che tu sei una brava persona che si impegna, quindi questa tua richiesta oggi intanto si esaurisce in parte perché incontri un protagonista di questa esperienza e vedi del materiale, quindi associ due cose, perché magari su YouTube o sui documentari hai solo visto, adesso hai visto, hai ascoltato e hai toccato con mano un protagonista. Quindi io credo che tu sicuramente nel prossimo futuro, se intensifichi il tuo avvicinamento alla loro filosofia di vita, che non è una filosofia ma è una scienza, anche tu vedrai, così come tante altre persone. Adesso ci sono qui ragazzi di Ancona che sono tuoi concittadini, che si sono avvicinati appunto con maggiore forza a queste tematiche, in questi ultimi mesi hanno vissuto addirittura il disco volante che gli incrocia mentre la macchina, mentre sono in strada, che gli passa sopra la macchina. Quindi credo che il tuo desiderio verrà ascoltato. Spero, perché se no spero verrà ascoltato. Invece, differentemente da Carlo, queste testimonianze a me danno conforto. Sono qui, mi piace. Sono... No, c'è anche nel senso, con Carlo, nell'associazione di Carlo, io da oltre 10 anni facciamo attività informativa. Ci siamo occupati degli inceneritori delle nanoparticelle che danneggiano la salute dei cittadini e dei bambini. Ci siamo occupati dei rigassificatori. E adesso io in particolare, da qualche anno a questa parte, grazie a una infermiera inglese di 60 anni che ho avuto il modo di conoscere in una riunione come queste, mi sto occupando della pratica purtroppo vaccinale, che mi dà anche un certo peso parlarne, nel senso che sta purtroppo minando gravemente la salute dei bambini. E ieri Pier Giorgio con Giovanni ci parlava nel vedere i bambini, vediamo Dio, no? Di conseguenza questo sistema che si è venuto a creare, questa piovra intorno al pianeta, non ha nemmeno un minimo di coscienza di fronte ai bambini. Con questo non voglio dire che uno debba o non deve, il problema è un altro, che mentre i genitori oggi sanno tutto quando vanno a comprare un cellulare, nel momento in cui vanno a fare delle siringate al proprio figlio non si informano adeguatamente. E poiché ho anche letto delle carte dei genitori che hanno vissuto la massima sofferenza, posso dire che tanta sofferenza anche si sarebbe evitata se ci fosse stata più informazione, se si fosse fermati al primo segnale, cosa che non è successo. Voglio dire anche questo, ieri ad esempio, ecco, di questo mare che sta avvolgendo il mondo, ieri ci ha lasciato il piccolo Josué in Sicilia, e questo bambino ha una malattia rara e stava avendo sollievo attraverso il progetto Stamina. L'istituzione ha detto no, non si deve fare più. Questo bambino ieri ha detto alla mamma: mamma, sto ascoltando gli angeli e devo andare via, aveva 4 anni. Quindi questo anche per capire come il mondo, c'è questa cosa purtroppo di sofferenza, quando il potere genera sofferenza, mina la salute, mina l'ambiente, resistere è un dovere, noi ci staremo, resistere è un dovere e dobbiamo agire. Quindi questo da come dobbiamo cercarlo, questo ripeto è... da molto conforto. Io che forse 5 anni che non prendo farmaci. È uguale, io uguale, quindi, quindi prendo. Se mi viene la febbre anche a 40, cambio l'alimentazione, sì. Perché è l'ultima razio dell'organismo che cerca di buttare fuori i veleni. Esatto, sì, oppure è la risoluzione di un trauma che abbiamo vissuto, e siccome i traumi quando vengono risolti passano attraverso delle ripercussioni dal punto di vista fisico e psicologico, quindi tutti questi processi sono stati demonizzati e chiamati malattia, ma in realtà sono processi naturali di programmi specifici che l'organismo mette in atto. Non esistono i virus, i batteri come ci vengono detti, cioè i virus e i batteri si manifestano in una condizione di un terreno favorevole, cioè la medicina ufficiale oggi ci dice che la causa della spazzatura sono i vermi.
Invece la causa dei vermi è la spazzatura. Se io tolgo la spazzatura da una casa, i vermi sicuramente muoiono tutti. Poi lo sappiamo, persino nei laboratori c'è il terreno di coltura per allevare i batteri, i virus e sta roba. Quindi il problema è che oggi siamo talmente inquinati, intossicati, la nostra vita è talmente devastata da mille problematiche che ammalarsi non è più un fatto straordinario, è un fatto normalissimo, è straordinario stare in salute. Quindi il virus, il batterio o quello che volete voi si manifesta perché c'è il terreno adatto. Le grandi epidemie del 700, 500 eccetera, erano ovvio che c'era il vaiolo, la peste nera eccetera, dove ognuno gli escrementi ce li aveva in casa e li avevano col maiale in cucina. Non c'erano le condizioni igieniche. Non c'erano le condizioni igieniche, i bambini morivano come le mosche perché i medici non si lavavano le mani, perché la scienza medica di allora dicevano che questo toglieva gli umori al corpo. E si mettevano quei mascheroni da avvoltoio, cioè, quindi voglio dire, non è che oggi la situazione sia tanto migliorata. No, infatti, ma quel proprio dati ISTAT di 3 giorni fa, quest'anno abbiamo avuto circa 500.000 morti, l'unico caso in cui abbiamo avuto tutti questi morti in Italia è stato durante il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'è qualcosa, lo vediamo ma lo percepiamo, che non va, come la creazione del denaro, per le guerre si crea denaro, per riportare dignità sociale alle persone non viene fatto, vengono lasciate morire. Quindi ecco, questo messaggio, diciamo, questa tua testimonianza che hai portato ci dà conforto ad andare avanti. Ecco questo. Ti ringrazio. Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Marco, io ho pensato che diciamo appunto per quello che hai appena detto, io magari la mia esperienza la posso, anche per quello che faccio, la dedico appunto a tutti, cioè la do a tutti proprio per trasmettere questa energia, cioè fiducia, anche se viviamo momenti difficili e magari si andrà incontro anche ad alcune situazioni ancora più spiacevoli, quello che ci può dare forza è appunto sapere che comunque non siamo soli e quindi anche se in un momento diciamo dove lo sconforto può prendere, diciamo, questo fatto che non siamo soli, qualcuno ci può veramente aiutare, anzi sta aspettando che noi prendiamo consapevolezza perché loro ci vogliono aiutare, stanno semplicemente aspettando. Esatto, stanno aspettando che... Stanno aspettando che tutte quelle anime che ancora potenzialmente possono comprendere questo tipo di discorso e attivarsi a favore del prossimo si risvegliano. Quando il numero sarà chiuso, Dio farà pezzi il mondo, così come Giorgio ieri ci ha ben spiegato e come oggi ci spiegherà ancora meglio. Tra l'altro c'è un nuovo messaggio che ha ricevuto che oggi credo che arriverà. E tutte le persone che hanno operato secondo quello che Cristo ci ha lasciato verranno messe nelle condizioni di preservare la propria vita, perlomeno quella spirituale, e finalmente di conoscere anche in questo mondo una società degna di essere chiamata tale, no? Questa mostruosità, questo potere che uccide i propri cittadini, perché tale, io ho una cara amica, Alessandro, che ha un figlio, un bellissimo bambino, la mia amica è una bellissima donna, c'è un bellissimo bambino che è diventato autistico a causa di un vaccino e hanno avuto un mare di difficoltà per curare sto figlio con l'alternativo perché l'hanno strappato via dalle mani di questi assassini e ci sono riusciti solo perché il padre è poliziotto. Se no il sistema ti crea una tale barriera di difficoltà burocratiche e di ostracismo anche da parte degli stessi operatori medicali che sono condizionati dalla gran cassa ipnotica dei media, che non condiziona solo i genitori ma anche gli operatori del mondo ospedaliero, e hanno avuto veramente uno spaventoso ostracismo che sono riusciti a vincere solo grazie al fatto che il padre di sto bambino che è un poliziotto. Pensa come siamo combinati. Va bene Marco, grazie mille. Adesso torniamo. Tanto era collegato con noi ma si stava vedendo una vecchia conferenza, Antonio, e non capiva. Scusa Antonio se ti
ci sta ascoltando adesso, alla fine ha beccato il canale giusto. Però so, ieri sera ci siamo sentiti, erano le due passate, aveva lavorato anche ieri sera, Antonio adesso tiene famiglia, quindi... Allora, il caso di Antonio Urzi è un altro caso veramente straordinario, quindi Marco è un contattista in erba, diciamo così, ancora. Gli altri due vigilanti con cui sono in contatto, altri due giovani, sono Fabrizio Morricone e Stefano Ferigu. Fabrizio sta a Ostia, vicino Roma, e Stefano sta a Capoterra in Sardegna. Anche loro hanno fatto del materiale, stanno realizzando del materiale molto importante. Speriamo di averli qui prossimamente in modo che ve li posso presentare di persona. Allora, Antonio Urzi è in questo momento a livello mondiale la persona che filma il materiale più straordinario della storia dell'ufologia, in quantità veramente industriale. Antonio credo che abbia nel suo archivio, ma non sto, una cifra molto bassa, oltre i 4.000 filmati, tra i quali una selezione ridotta di astronavi metalliche, ma talmente chiare e ravvicinate che veramente roba che quasi quasi non si era mai vista in tutta la storia moderna dell'ufologia. Tra l'altro, con tutte le tipologie di UFO possibili e immaginabili, anche quelli che non si erano mai visti prima, quindi le astronavi metalliche, le astronavi di luce, le sfere, gli ebani. Antonio ha filmato di tutto. Gli UFO variabili che sono in mutaforma, cambiano struttura mentre si muovono, ha filmato veramente di tutto, una cosa impressionante. Il caso l'ho conosciuto nel 2005 perché un carissimo amico che collabora per l'analisi, che si chiama Giuseppe Garofalo, non so se sia in linea, comunque lo saluto, mi parlò di questo giovane livornese, abita a Milano perché sua moglie Simone è milanese, che filmava gli UFO e faceva lo stilista. Antonio fa lo stilista, ha vestito gente come Naomi Campbell, come Lady Gaga, ha lavorato e lavora per grandi firme come Armani, Versace, eccetera, eccetera, però filma gli UFO, non riesce ad emergere come con un suo marchio, perché comunque anche lì è un mondo estremamente competitivo, quindi la sua straordinaria creatività viene sfruttata ma non riconosciuta per quello che vale, cioè i grandi soldi li fanno gli altri e non Antonio. E tra l'altro c'ha una straordinaria abilità manuale, cioè fa delle robe con le mani che sono veramente, veramente belle. E quindi credere allo stilista che filma gli UFO era per me troppo, cioè no, questa proprio, guarda, non la posso accettare. E Beppe diceva, no, ma guarda che filma davvero, fa delle cose straordinarie. E ha detto, ma c'hai qualche fotogramma? E c'era un book di fotocopie dove Beppe si era stampato dei fotogrammi di questi filmati. Io quando li ho visti ho detto no, non è possibile, mi stai prendendo in giro, non è possibile che c'è gente qui in Italia che filma questa roba e non se ne sa nulla. E lui dice no, guarda, ci sono degli ufologi che si stanno interessando del suo caso, però dice vabbè, ma stai, il materiale dov'è? Ti stanno pensando, studiando, io materiale così lo tirerei fuori subito. Insomma, morale della favola, ci siamo conosciuti grazie sempre a Giuseppe Garofalo, dopo poco tempo, sempre a Milano, e Antonio ci ha fornito, senza chiedere una lira, sin da allora tutto l'archivio che aveva, più il materiale nuovo che ha filmato. Antonio vive la sua esperienza sin da bambino, ma preferisco che la racconta lui. Adesso per presentarlo vorrei far vedere un paio di filmati suoi, giusto per capire la rilevanza del suo caso. Questo è un classicissimo, perché è uno dei filmati più belli della storia dell'ufologia, per la qualità, la vicinanza e la nitidezza dell'oggetto, la presenza delle nubi dietro che ci danno il riferimento per capire i movimenti dell'oggetto, le voci concitate di Antonio e Simone, eccetera, eccetera. Poi un filmato che abbiamo analizzato in varie parti del mondo, in Italia, in Messico e anche negli Stati Uniti. Infatti dopo vi farò sentire un breve estratto dell'intervista che l'analista americano, un analista storico, uno dei migliori, ha fatto sul video di Urzi. Abbiamo realizzato un documentario che è andato in onda in parte su Voyager,
siccome c'era una commissione di inquisitoria, tra i quali c'era un professore di fisica del CICAP, c'era poi Vanetti del Corriere della Sera e Bignami di Repubblica, che facevano gli scettici un po', Vanetti meno, ma Bignami proprio delirava. Ad esempio, una famiglia, Maussan, fa vedere che Maussan intervenne dal Messico a questo programma. Io ero in studio lì presente a Voyager nel 2010, e Maussan fa vedere una flottiglia di sfere che viaggiano a 300 km orari. Quando Giacobbo passa la parola a Bignami, che ne pensa Bignami? Ma sono chiaramente degli uccelli? E certo, sì, a 300 km orari. Quindi Bignami non è un giornalista, abbiamo capito che è un ornitologo, studia gli uccelli. Ha scoperto una nuova razza di uccelli turbo. Quando però abbiamo fatto vedere le pizze, queste pizze qui, io sentivo il rumore dei neuroni di Bignami, di Vanetti e del professorino Vincica, che si dicevano i neuroni tra loro stessi, e mo che cacchio gli diciamo, che ci inventiamo. Infatti sono rimasti muti, erano così. Non hanno spiccicato parole, non sapevano cosa dire. Quindi vediamo questo bellissimo filmato di Antonio e poi ci colleghiamo. Questo è un altro che non voglio far vedere. Voce? Oh, ok. C'è? C'è? Sì, quello di cui l'anno scorso. Bello, Anto. Sì, spegnete le luci per cortesia, ragazzi. Tutte le tre dentro. Tutte le tre dentro. Che bello, cara. Aspetta. Ecco, guarda. No, guarda vicino, guarda. No, ma guarda le onde. Ma chi va a sentire? Ma è meglio della nonna, così. Così! Se ne va! Se ne va, se ne va, se ne va! All'oggetto gli va sulla verticale. Allora, non è scomparso. Praticamente Antonio sta filmando da questa mansarda, cioè dal suo appartamento, che è un appartamento mansardato, questo che adesso vi faccio vedere dove filma Antonio. Quindi lui c'è il disco, lui lo vede in questa zona e viene verso la parte alta del tetto, eccolo qui. Quindi Antonio, siccome non riesce a sbucare con il braccio fuori dall'uccellaio, stacca la telecamera, corre a prendere un panchetto per salire di sopra e quindi riuscire a riprendere l'oggetto mentre esce dalla visuale del lucernario, però quando riattacca la telecamera l'oggetto non c'era più, era già andato via. Adesso sentiamo le parole dell'analista Jim Pilettoso, è un analista storico. Allora vorrei ribadire una volta di più, quando qualcuno dice ma gli scienziati non dicono, allora gli scienziati tengono famiglia, pigliano uno stipendio e se s'azzardano a parlare di UFO ricalciano fuori a pedate per sedere, perdono il lavoro, sono perseguitati. Vi cito un aneddoto che io ho vissuto anni fa, fui invitato a Piazza Italia a Giretti e c'era ancora Toto Cutugno e Rita Dalla Chiesa, quindi anni 90. E durante la pausa della trasmissione mi fece un sacco di domande. A un certo punto Giletti mi raccontò questo aneddoto, mi disse: sai, sono venuti in trasmissione dei cosmonauti russi, che erano un equipaggio della Mir, andarono anche in visita da Giovanni Paolo II in Vaticano, e io in trasmissione gli ho fatto la domanda su UFO: ma voi li vedete, state nello spazio? E gli astronauti: no, ma per carità, tutte sciocchezze, non c'è niente, eccetera eccetera. E mi dice Giletti: finito il programma, però io sono andato nei camerini, ho chiamato lo stesso cosmonauta, ho detto: allora sta storia degli UFO com'è? E lui mi ha detto: certo che li vediamo. Dice: ma chi parla per il lavoro? Questa è la risposta secca del cosmonauta. Quindi il sistema è blindato, per cui i testimoni non possano parlare, per quanto abbiamo avuto autorità sia nell'ambito russo, che ci hanno detto la verità con le telecamere. Addirittura la
NASA moscovita ci hanno dato dei filmati fatti dai cosmonauti, filmati che non erano mai usciti dai loro archivi. E alcuni cosmonauti hanno testimoniato davanti alle telecamere materiale che abbiamo pubblicato. Abbiamo astronauti importanti come James McDivitt, che ha testimoniato e il filmato realizzato da lui nello spazio è venuto fuori. Abbiamo l'altro astronauta che era Gordon Cooper, che addirittura lui firmò una lettera per l'ONU per dire che questa realtà andava tirata fuori. Quindi abbiamo importanti testimonianze, ma il sistema occulta. Io con Antonio ho girato il mondo, abbiamo fatto conferenze un po' dappertutto, Turchia, Stati Uniti, Sud America, Italia, Spagna, eccetera. Praticamente dappertutto siamo andati, le astronavi erano sempre lì. Le abbiamo viste, io con Antonio ne ho viste veramente tante, al punto da dirmi guarda, mi sono stufato. Non c'ho più come ho da lavorare. Vai per conto tuo, perché in Messico è successo così. Io stavo preparando il materiale per una conferenza, Antonio stava fuori dall'hotel a filmare e mi chiamava: ah, Pier, c'è arrivata una trasferta. Io scendevo giù bellissima e tornavo su. Pier, ma cos'è? Alla quarta ho detto: basta, Antonio, vai tu, io devo preparare il materiale. Queste sono le parole di Gentile Vertoso, che è uno dei pochi che, essendo un professionista del mondo informatico e avendo un laboratorio suo, quindi non è stipendiato da nessuno, sin da quando era ragazzino, aveva 28 anni, che iniziò a fare questo tipo di analisi sul caso del contattista svizzero Willy Meyer, e poi ovviamente prendendo notorietà a livello internazionale è stato quello che ha analizzato i migliori e più importanti casi degli ultimi 30 anni, che adesso è c'ha più di 60 anni. Io sono stato da lui a Phoenix in Arizona, con Giorgio siamo stati nel suo laboratorio. Questo video è tra i più interessanti degli ultimi tempi. Dico questo perché ci sono diversi fattori che si manifestano insieme. Non è solo l'immagine del fenomeno in sé. Si sente anche quello che dice il cameraman che si trova nella stanza, esaltato per quello che sta accadendo. E quando senti questa realtà che ti arriva attraverso il video, dai un senso a quello che stai vedendo. Questo è difficile da falsificare. Le immagini e le foto possono essere falsificate, possiamo scoprirlo, ma falsificare la passione, le azioni. Ho analizzato i video, ho cercato le orme digitali, fatto delle prove come le orme, il che è necessario per capire se vi è stata una sovrapposizione. Non vi sono tracce di questa. Il movimento della telecamera è interessante, aveva una dinamica umana. Non c'è traccia di falsificazione al computer e il contorno, la forma della nave, l'analisi dei bordi, la luce, rivelano che si tratta di un oggetto grande, non piccolo. Pertanto questo caso mi interessa molto. Ci sono elementi sufficienti per chiedersi perché vengono e cosa vogliono. Mi piacerebbe conoscere quel ragazzo, andare lì e stare accanto a lui mentre filma. Testimonianza importantissima di un super esperto delle analisi al computer. Adesso vi faccio vedere un filmato, in questo caso è un cielo terzo, non ci sono le nuvole, però è talmente bello questo disco volante, nitido, lucido, bello, tirato a specchio, appena uscito dall'UFO lavaggio. Allora, non erano mai stati filmati gli UFO col buco sotto. Esisteva solo un messaggio dato nel 1951, dove gli extraterrestri, in una comunicazione sempre radio con George Hunt Williamson nel suo gruppo, spiegavano che avevano questo tipo di astronave, ma nessuno le aveva mai filmate. Il primo che le ha filmate varie, in navi metalliche con questo cavità al centro, è stato Antonio.
vedete chiaramente il disco è color bronzo, riflette la luce del sole, è un oggetto di grandi dimensioni, perché quando il fuoco di riflessione della luce solare è così piccolo rispetto all'oggetto e ci sono grandi superfici in ombra, vuol dire che è un oggetto di decine di metri, perché se sono oggetti piccoli la luce solare li avvolge tutti e non ci sono zone con un'ombra così netta. Ci sono zone con ombre così nette, così come in questo caso, infatti vedete che siccome la luce solare arriva da sotto, la cupola dell'oggetto non viene illuminata. C'è un oggetto che non ho credo mai fatto vedere, che è un oggetto stranissimo, non si ha nessun esempio di tale oggetto. Per la prima volta ieri Marco mi ha fatto vedere delle foto dove c'è un oggetto simile, però come sempre Antonio Urzi li filma con una chiarezza impressionante. Vi faccio vedere però prima due fotogrammi, questo è uno e questo, ecco, vedete. Poi nel video vedrete, qui si vede poco, in realtà sono una serie di sfere tutte attaccate l'una con l'altra, che girano vorticosamente fino a diventare una specie di anello, che è uguale specificato Marco all'immagine che mi hai fatto vedere tu. Però adesso vediamo il filmato, è veramente impressionante, qui già vedete si vedono solo 5 sfere, guardate un po' che roba, guardate come si muove. Filmato del 7 dicembre 2014. Ecco, questo qui un po' vi dà il senso che dicevamo prima degli ebani, no? Che hanno questi movimenti che sembrano quasi oggetti vivi, qui sembra una specie di medusa, non so, qualcosa. Vedete come avanza nel cielo, Antonio ha la telecamera sul cavalletto, quindi l'oggetto sta viaggiando in questa direzione, infatti ogni tanto Antonio deve compensare il movimento per tenerlo in visuale. Dovrei avere anche un ingrandimento, se non erro, ecco. Questo non è un ingrandimento ma è un fotogramma, quindi vedete sono una serie di sfere, come avete visto nel filmato, girano su se stesse. L'ultimo video di una nave metallica che Antonio ha realizzato è dell'aprile di quest'anno, no, ce l'ho filmato, adesso vediamo anche l'ingrandimento. Intanto poi il conto di fare queste sciocchezze lo faccio ripartire, pure andato via. Non dico le parolacce, devo chiudere il PowerPoint, guarda che caos che mi ha fatto. Si è parlato il PowerPoint. Date bomba completa, scusate un attimo, riapro. Dico sempre che Bill Gates andrebbe condannato per crimini contro l'umanità per il suo software di IM punto punto e il suo sistema di IM punto punto. No, di sua iniziativa si erano creati due PowerPoint uguali, così uno si è bloccato, non fa andare ancora l'altro. Gli venisse, come si dice nelle Marche, gli venisse nello sbocco del sangue. Allora, eccolo qui il filmato, spero che adesso parta. Veramente pazzesco questo oggetto, io non avevo mai visto niente di simile, quindi veramente Antonio è come Alice nel paese delle meraviglie, ti tira fuori delle cose che sono, credo che sia plasma, materia plasmatica, perché vedete si conforma l'anello, poi riprende la forma di sfera.
un oggetto inspiegabile dal punto di vista della nostra scienza, cioè non lo puoi spiegare un oggetto così secondo la fisica classica. Si compone, si scompone, sicuramente c'è una forza magnetica che tiene coese queste sfere quando girano così. Abbiamo avuto dei casi di sfere metalliche filmate in cielo che giravano e volavano accoppiate muovendosi all'unisono, quindi in questo caso queste sfere che sono in forma plasmatica credo che appunto rimangano accoppiate, vedete ogni tanto si espande e poi si contrae, ma sicuramente c'è un campo magnetico che le tiene solidali. Questo non lo conoscevo in Italia, eh? L'ho fatto vedere. La conferenza non l'avevo mai presentata. Bello, no? Veramente particolare. E qui Antonio sta usando del materiale video professionale, se no è impossibile, questo è un ingrandimento molto molto spinto, però un ingrandimento ottico, quindi mantiene la definizione. Infatti nel primo filmato che vi ho fatto vedere l'oggetto è molto piccolo, poi Antonio passa a uno zoom molto più spinto e quindi l'oggetto si vede estremamente più grosso. Veramente straordinario. Adesso vediamo, e poi chiamo Antonio, vediamo l'ultimo video che Antonio ha realizzato ed è del 15 aprile di quest'anno, un'altra nave metallica molto simile a quella nave che vi ho fatto vedere prima, color bronzo, e poi dopo questo chiamiamo Antonio. Era dall'agosto del 2014-2013 che Antonio non realizzava un filmato di un disco metallico. Però sempre tutte mosse. E quindi il 15 aprile del 2005 di nuovo. Stavolta Antonio non è a casa sua, si è recato in un giardino pubblico che sta a circa un chilometro da casa sua, in una radura in mezzo agli alberi, infatti si vede il fogliame di un abete che stava davanti a lui e l'oggetto, come vedete, è color bronzo. Il sole è basso, infatti è tardo pomeriggio, quindi ora tramonto. L'oggetto era molto lontano, Antonio vedeva una monetina scura in cielo, come una monetina da 2 centesimi, però grazie al telezoom di cui è dotato riesce a realizzare questo zoom spintissimo, ottico, che conserva quindi la nitidezza dell'immagine, però vedete l'estrema sfocatura degli aghi del fogliame a rago dell'abete, vedete come l'oggetto è lentissimo, anche in questo caso il fuoco di riflessione della luce solare è molto piccolo e la gran parte della struttura dell'oggetto è in un'ombra molto scura, quindi anche questo è un oggetto molto grosso. Crediamo minimo sarà 10-12 metri di diametro. Infatti la luce solare non lo avvolge, ma si focalizza in due punti l'oggetto, poi vi faccio vedere se ce l'ho o non ce l'ho qui, abbiamo fatto degli ingrandimenti, ha un bordo, intorno nella parte diciamo più larga c'è un porto più o meno che passa lì dove riflette il fuoco solare, se ci fate caso è doppio il fuoco, quindi ce n'è uno sul bordo e uno sulla superficie sfondata, sottostante, e riflette leggermente anche all'interno del disco, e c'ha il disco questo, anche in questo caso questa cavità nella parte sottostante. Non so se ci abbiate fatto caso, cioè si sono viste due piccole sfere ai lati del disco, ogni tanto compaiono nel video, sono molto sfocate. Le sfere servono come occhio, come telecamera, perché il campo di energia che tiene il disco in condizione di antigravità non permette la visione dall'interno a breve distanza, quindi i dischi hanno spesso e volentieri delle sfere orbitanti che fungono da occhio elettronico che rimanda dentro l'astronave la visuale a brevissima distanza. L'oggetto, vedete, ogni tanto si inclina un poco, si muove lentissimo,
in assoluto silenzio, che è una cosa che Antonio mi ha sempre impressionato quando vede queste grandi masse metalliche muoversi nel cielo in assoluto silenzio. Il video è una sfera, la vedete qui? Si vedeva leggermente scura, ce n'è un'altra qui. Il video è molto mosso perché Antonio stava andando via, quindi aveva chiuso il cavalletto. Il telezoom è un telezoom bello grosso, lo zoom è molto spinto, quindi lui c'ha il cavalletto solo poggiato sui tre piedi chiusi ed è, e quindi è scomodo, ed essendo lo zoom molto spinto, ogni piccolo tremolio della sua mano si trasmette in forma abbastanza consistente nell'immagine che viene realizzata. Però un altro bellissimo video che dimostra in modo inequivocabile che l'aviazione extraterrestre opera sulla Terra. Abbiamo fatto con Giuseppe Garofalo, stavolta veramente ha battuto tutti i primati. In effetti ce li ho, l'immagine del disco, vedete, c'è il bordo, ecco il bordino del disco, vedete i fuochi della riflessione della luce solare, quindi abbiamo delle zone nettissime di ombra sotto, c'è un certo riflesso sotto perché la luce arriva da qui, però è molto localizzato, quindi l'oggetto è molto grande. Qui Giuseppe ha fatto delle analisi spettacolari. L'oggetto è assolutamente solidale all'ambiente nel quale viene filmato, quindi non è una sovrapposizione di immagine, cioè a volte per fare i falsi filmano un cielo e poi mettono quel filmato in un computer e ci appiccicano sopra un disco, un UFO costruito in grafica al computer. Però dall'analisi della coesione dei pixel si riesce a capire se l'immagine è sovrapposta o meno. Qui Giuseppe ha fatto l'esempio dei modellini, vedete quando l'oggetto è piccolo e viene colpito dalla luce solare viene avvolto completamente, e dalle analisi viene avvolto completamente dalla luce, vedete, e i punti di espansione della luce sono molto estesi. Questo è un piccolo modellino. Le indagini sono veramente veramente lunghe, vi faccio vedere solo l'ultima, che l'analisi dei bordi che di Lettoso cita, adesso vi faccio capire esattamente cosa significa. Vedete, quando un oggetto, in questo caso gli aghi della rete, sono molto vicini all'obiettivo, il bordo che il software di analisi realizza è spesso. Se l'oggetto invece è molto grande e lontano, il bordo dell'oggetto è sottile. Quindi, raffrontando in termini reali, quindi la vicinanza dell'ago di Pino, che era ovviamente molto vicino alla telecamera di Antonio, vicino comunque intendo, siamo stati sul posto, sarà 8-10 metri minimo, anzi in altezza anche di più, però l'oggetto era veramente lontano, guardate qui si vede anche la sfera, e l'oggetto ha un bordo che è meno della metà del bordo dell'ago di Pino, vicino al Camposanto, sì, ci siamo stati, c'era anche il Flavio. Quindi un filmato veramente straordinario, ma di una casistica, potremmo stare qui due giorni a guardare i filmati selezionati, tra l'altro non tutti perché migliaia di filmati ci vorrebbe veramente tanto tempo. Adesso chiamo Antonio così. Ciao Antonio. Buongiorno. Ti mando in onda, aspetta che adesso ti ho io solo. Ecco qui. Dammi un secondo Antonio che giro il computer così vedi anche il pubblico e Sara. Così non facciamo un discorso. Bene Antonio, abbiamo visto il tuo straordinario materiale, ho spiegato alle persone che potrei tenerti qui giorni a vedere i filmati straordinari che tu realizzi,
però ti faccio una domanda subito. Ultimamente hai realizzato alcuni video dove tu fai vedere chiaramente come filmi, cioè tu stai comodamente seduto sul balcone di casa tua, ti metti la telecamera e subito arriva la sfera, tu la filmi, la fai, roba da fare a crepare di figlia al caro Carlo qua vicino. È un simpaticissimo signore, aspetta che te lo faccio vedere così. Ecco Carlo, saluta. Carlo, buongiorno. Ti invidio, guarda, ti ammiro e ti invidio. Lui potete vedere, è smanioso di vedere, magari Antonio la prossima volta tu, Luz de Maria de Guadalupe e Simona venite qui e facciamo un bel skywatch con tutte le persone. Il mondo icone, e così sicuramente qualcosa succederà. Quindi Antonio, hai fatto questo tipo di esperimento, cioè facendo vedere con quale facilità le sfere si posizionano sopra casa tua, si fermano lì, tu le puoi filmare con due telecamere, filmi te stesso, filmi l'altra telecamera che riprende, filmi la sfera, filmi mio nonno che passa per strada, insomma, filmi tutto. Sì, bene, questo serve... E in più, scusami, e in più... E più hai realizzato dei filmati con numerose persone, degli skywatch collettivi, così come li sta facendo qui il caro amico e tuo collega Marco Mazzarella. Ciao, ciao Marco. Quindi perché tutto questo, Antonio? Qual è il tuo obiettivo? Ma praticamente questo serve per far capire innanzitutto le dinamiche di cui questi oggetti fantastici, per far capire un attimino come sia bella la manifestazione, in parole semplici, ma anche serve a far capire, a preparare le persone a preparare le persone a predisporsi a questi contatti che io e anche Marco e tanti altri ragazzi, come prima citato anche gli altri due, vediamo. Perché è il momento ora dove questi oggetti in qualche modo cercano di farsi vedere un po' a tutti. Allora io nella semplicità, nella mia quotidianità, io questa la vivo, e ti stai riferendo se non sbaglio a uno degli ultimi filmati che ho fatto con la sfera sopra, vero? Sì, sì, esatto. Bene, questo serve per far capire che io la vivo quotidianamente questa cosa qui, non è una cosa straordinaria, per me è una cosa ordinaria di tutti i giorni. Straordinaria per le persone che non sono abituate, e siccome ovviamente poi grazie a voi a Carlo Maussan, a Giorgio, tutto quello che avete fatto, io sono piuttosto seguito a livello internazionale, ho voluto far vedere un attimino quali sono le dinamiche, ovvero come avvengono questi avvistamenti, la preparazione, cosa io ovviamente non si può trasferire l'emozione, ma la percezione di quello che io sento poco prima, poi ovviamente il video la racconta, perché in quel caso lì ho fatto vedere cosa che stavo avvertendo, la presenza del progetto, non lo vedevo, e a un certo punto poi lo scorgo proprio al centro del palazzo a 45 gradi dalla mia postazione. Questo serve a far capire perché se c'è una predisposizione di chiunque, e questo guarda, io l'ho capito da anni, in questi anni, scusate, le persone, tutte le persone possono iniziare ad avere un contatto perlomeno visivo, perché se è vero che si parla di contatto, ci deve essere in qualche modo un'interazione con questi oggetti. E questo video serve a far capire che spesso e volentieri gli oggetti, tanti di noi le possono avere vicino, ma non se ne accorgono. Nel caso mio ho un richiamo particolare, è anche una missione, diciamo, che è quella di divulgare la loro realtà attraverso le filmazioni. Però di fatto abbiamo prove a livello internazionale, come dicevi poco prima tu, che ci sono interazioni, spesso avvistamenti di persone che lì per lì non si aspettano e si aggettano. Quelli sono avvistamenti programmati da questi esseri, perché gli avvistamenti non erano mai a caso. Cioè, quindi è un fenomeno reale che esiste, è fisico e si manifesta agli occhi di tutti, se vogliamo. C'è uno bellissimo che tu realizzi nel centro di Milano, Antonio, zona Teatro La Scala, che coinvolge una tutta televisiva. Lo racconti brevemente? Sì, si tratta del 4 settembre, sono al palio del 2009,
Mi stavo tentando a prendere Simone al lavoro, che lavorava in un bar al centro di Milano, esattamente dietro Piazza della Scala, e volevo portare un segno alla conferenza di Sicilia il giorno dopo. Eravamo in Sicilia quel giorno, il giorno dopo, sì. Sì, sì. E di fatto mi ero tutto il giorno aspettare di filmare, perché sentivo avvertivo di filmare, ma poi di fatto non si manifestò niente nel pomeriggio. Sempre pronto con la telecamera dietro, perché io mi alzo saltamente con la telecamera, all'altezza di Piazza della Scala avverto la presenza degli esseri. Quindi metto subito fuori la testa, non so che sono andato a fare, e scordo nel cielo una 70-80 oggetti ad alta quota, 3.000 metri di alto. È una classica profila tipo di quelle che siamo abituati a vedere da Canossa di Messico. E così scendo al volo, lascio la macchina, e il video integrale si vede, lascio la macchina per 4 frecce e mezzo di strada e inizio a filmarla. Caso vuole, o non a caso, gira dall'angolo di una struttura televisiva di Rai 3, di Rai Lombardia. E così a quel momento dico, fermatevi, guardate cosa c'è per aria, iniziate a filmare, ma cosa sono, voi filmate come lo spiego dopo. E così abbiamo avuto questa grande opportunità di filmare insieme a Digitale Lombardia. Poi il filmato della truppa, Antonio, non è andato in onda? È andato in onda una domenica dopo una quarantina di giorni alle 7 del pomeriggio. E il direttore Elfio Tussoni, che ora è passato la mia vita quest'anno, 2 anni fa, mi chiamò e mi disse: Urzi, ma io non posso presentare questo materiale, se no mi lo chiudono il programma. Parola si scuola nessuno. La giornalista che mi chiamò il giorno dopo per fare le interviste, quando poi ha sentito che ero legato al Dottor Giovanni, dopo una settimana ho visto che con un nickname su YouTube ha iniziato a sparare sentenze che sono un pazzo visionario, un megalomane, un fanatico e tante altre cose brutte. Però dopo che è chiaro, evidente che questo fenomeno è scomodo, specialmente poi anche ad altri livelli, ci deve essere una macchina organizzativa a fare di tutto per cercare la verità. Certo. Comunque Antonio, questa è una realtà che tu vivi sin da bambino? È parte della mia vita, è l'80% della mia vita, perché tutto il resto è sopravvivenza. Io, come ti hai detto prima, ti stavo ascoltando, tra l'altro mi stanno seguendo una conferenza vecchissima dove parlavi dei talenti, no? Come talenti? Dice che ho Marco Mazzarella, cioè. Poi mi hai detto, mi hai scritto, ho detto, ma come stai scrivendo? Ti sto seguendo, e invece stavo vedendo una vecchia conferenza del tuo streaming che andava in televisione. E niente, quindi io vivo questa esperienza da sempre. Io mi ricordo che ho avuto 3 anni, 4 anni, magari anche più di lo sa, chi se lo ricorda. Però fortunatamente quello che io vivo oggi lo vivo da piccolo, cioè quello che vivo da piccolo oggi lo rivivo, ovviamente con una presa di coscienza completamente diversa, perché so chi sono, cosa vogliono e da dove vengono, qual è la loro reale intenzione. Riesco a filmare le stesse astronavi che io da piccolo ogni tanto vedevo. Quindi è un progetto. Io sono vivo per questa realtà. C'è un episodio, Antonio, che mi ha sempre affascinato, che tu mi hai raccontato, di quando tu e Simona, che Simona voleva vedere gli UFO, eravate in strada e a un certo punto è successo il delirio. Ce lo puoi raccontare? Sì, è stata luglio dell'anno 2000. Io ho incontrato Simona nel gennaio del 2000, e ci siamo subito scoperti innamorati, e da lì io mi sono trasferito subito a casa sua e per 6 mesi ho fatto una testa tanta di questa fantastica realtà che vivevo, che poi quando le due ragazze si incontrano parlano di tutto e alla fine gli vai a raccontare quello che ti sta a cuore, che ti caratterizza. Lei è sempre stata in silenzio su questo aspetto per 6 mesi. Solo in giugno mi dice: Antonio, sai che anch'io vivo queste esperienze, però addirittura le incontro gli esseri e intanto vado in astronave. Io cosa scusa? Me lo disse la mattina, tra l'altro,
mattina presto, appena svegli, ero già un po' mezzo rintronato dalla notte, e questa qua mi dice una cosa del genere. Pensa, se mi prendi in giro, cioè non ci volevo per... Dentro di me ero felicissimo perché c'era qualcosa che mi diceva sì, è vero, però non ci credevo perché è incredibile, una ragazza che non nemmeno sai chi è, 6 mesi ti viene a dire che incontra gli esseri. Addirittura lei pensava di essere solo al mondo, perché ovviamente non è che faceva ricerca, è sempre stata da sola, con la nonna, ha avuto una vita sempre per conto suo, poi eravamo piuttosto giovani, 15 anni fa, 16 anni fa, non essendoci poi nemmeno tante informazioni, cioè oltre ad andare a cercare certe cose, se no una sarebbe nevata per sé, come nel caso suo. Fatto sta per farla breve, siamo andati, mi portò lei a Portofino, andammo con la macchina a trovare la nonna, che ancora non conoscevo, e che era sul mare, cioè al mare in vacanza, e una sera mi disse a dire, io voglio vedere l'astronave, quell'astronave era alle 10:30 di sera, avevo una fame che morivo, eravamo sulla stradina da Portofino che va non so dove, praticamente c'è un senso di marcia alterno che bisogna aspettare 7-8 minuti in semaforo, poi la gente viene di giù. A un certo punto, che tutta la sera la menava con questa astronave che voleva vedere, dal mare viene su un oggetto di 25 metri minimo, azzurro elettrico, si ferma sopra la nostra macchina, a un'altezza di circa 25 metri, e inizia a fare un seguimento del genere. In silenzio, era metallo attorno, era metallo color blu elettrico, ma era un metallo traslucido perché sembrava di vedere al di là, sembrava quasi trasparente. Così lei inizia a urlare, io zitta, guarda che spettacolo, perché comunque è rimasto lì qualche secondo, ma sono quei secondi eterni che ti dà il tempo di capire di cosa si tratta. Quindi io già ero in posa a vedere, lei uguale, quindi per noi abbiamo subito capito di cosa si trattava. Scendiamo dalla macchina e così scende anche la gente che era dietro di noi, che grazie a Ciara aveva visto questo spettacolo. Io non conoscevo le Flotillas perché dopo questo fantastico disco che viene, ci fa come uno scanner sopra la nostra macchina, perlomeno davanti il vetro, perché se era sopra il tetto non vedevamo niente, ma davanti al vetro, quindi anche lì, il famoso 45 gradi dalla postazione della nostra visuale, viene dal mare, viene su una flottilla intera dello stesso tipologia di oggetti, di colore, di trasparenza, traslucida. E noi conoscevamo queste flottilla. E si è venuto questo disco. Quante sfere saranno state attorno? Va un grappolo di 80-100 sfere, poi incalcolabile. Poi subito dopo queste sono rivenute altre su altre a gruppi di 7-8 sfere. Il fenomeno che è durato totale poi dopo essere un 3 minuti, non di più. E la gente era ferma, se era scesa dalle macchine. Eccitata, ognuno poi raccontava la sua esperienza, perché poi funziona così. Io ero un artista, io di lì si va, poi si entra in un vortice di emozioni enorme. Con l'esperienza del genere ti smuove anche l'anima, la cosa del genere. Certo. Da lì, tornati a Milano, giugno del 2000, che ancora non filmavamo, inizio ad acquistare quotidianamente questi oggetti sopra casa. E poi dal 2003 hai cominciato a filmarli? Nell'agosto del 2003, per caso, perché mi capita una telecamera, nessuno aveva intenzione minimamente di divulgare questa realtà, era una cosa mia, non sapevo nulla che si divulgasse. Addirittura, e quindi inizia a filmare così perché mi capitò, stavano chiudendo un locale, in sintesi la racconto, stavo arredando una discoteca, c'era questa telecamera, in nuova, da una parte, quindi poi sapevo che stavano conquistando il locale, però se a casa di me la prendo questa telecamera. Mi sono preso la telecamera, arrivo a casa, dall'indomani inizio a filmare costantemente. E ho filmato un po' di tutto, ha visto tutta la documentazione che ho, che abbiamo, e veramente anch'io ogni tanto rimango un po' spalordito perché... E capisco oggi che è stata una preparazione. Cioè, una cosa che è andata a scemare, nel tempo si è andata un po' a dilungare, non è stata così quotidiana come anche neppure per un ascolto che mi manca, filmare costantemente, sarei sempre attaccata al cielo, però purtroppo le vicissitudini quotidiane
e anche così è stato, capisco che è stato un periodo dove ho dovuto filmare per una preparazione mia. Io mi sono fatto da solo, non è che nessuno mi ha istruito a dire come si filma, le modalità, i giorni, le sensazioni, tutto è venuto piano piano da sé, c'è voluto, posso riconoscere oggi che forse, forse sono pronto oggi. E con quel video dove mi sembra di dimostrare con tranquillità e serenità, che a volte dà anche un po' di incredulità alle persone, però dopo 16 anni ho trovato anch'io il modo di prendere posizione senza tanti entusiasmi, citamenti per un oggetto in cielo. Hai cercato di convertire anche Lady Gaga, no? Come? Hai cercato di convertire anche Lady Gaga, dico. Sì, infatti da quel tempo lì lei è cambiata un po', ora non la seguo molto perché ovviamente ci sono dei filtri spaventosi. Poi ovviamente lei è un'artista, ha fatto una vita sicuramente non ha questa matrice spirituale, poi non si fa mai. Io ho cercato di dargli l'input, vediamo in futuro, dai, le cose si vedono poi nel tempo, cioè noi possiamo pensare solo strumenti e cercare di dare input a più persone possibili, poi dipende dalle persone come far maturare, avanti cose. C'è un incontro che comunque tu hai sempre detto che ha portato un notevole valore aggiunto a tutta questa tua esperienza, che è Giorgio Bongiovanni. Cosa ci puoi dire? Che all'interno della mia esperienza Giorgio Bongiovanni è il punto di riferimento, perché se non ci fosse stato lui non avrei, io avrei avuto l'esperienza, ma penso che sia un programma, cioè io vivo questa esperienza fin da piccolo. Le prime cose che ho visto da piccolo non sono di carattere mistico e spirituale. E mi riferisco alla visione di una croce fantastica di luce e camera e degli esseri di luce. Esperienze con Gesù e la Madonna non tanto, ma con Gesù in astrale, sempre da piccolo. E la visione di questi oggetti che, specialmente nel periodo estivo, vedevo. Cosa interessante è che nel 1995 mi trovo per caso a conoscere l'esperienza di Giorgio Bongiovanni e di Giorgio Siracusa. Da lì, che si parla poi di una verità di 10-12 anni di interruzione di esperienza, perché io lascio l'esperienza a circa 12-13 anni, qualcosina ma non intensa come quando ero piccolo, con Giorgio Bongiovanni. Poco il giorno prima di incontrarlo attraverso delle persone di Livorno, la notte stessa io inizio a vivere delle esperienze grandiose con questi esseri. Il giorno dopo incontro Giorgio Bongiovanni. Dal 95 al 2000 cerco disperatamente tutti i modi di incontrarlo, ma solamente nel 2005, dopo 10 anni, quindi i famosi 10 anni di preparazione, incontro Giorgio e inizio a capire proprio cosa stavo vivendo, l'importanza della distanza terrestre, che l'aspetto spirituale sta alla base del fenomeno, della distanza terrestre, appunto. E per me, ti dico, è una cosa, non sarei completo un giorno molto alto. Tra l'altro vi voglio raccontare un'esperienza che ho fatto stanotte, certo, l'ho raccontato in diretta. Mi trovo a parlare con una, cioè mi sono trovato in una situazione incredibile, ho incontrato, mi è venuto a trovare con Siracusa, la cosa incredibile è che dal momento in cui mi rendo conto che stavo facendo un sogno, io gli dico, ma tu ci hai lasciato, che hanno fatto, non è che ti sto vedendo, e lui si mette a ridere e mi dice, l'amore può tutto, che mi ricordo che poi ancora un po' trastornato. In sintesi mi dice che l'amore è la forza motrice di tutto l'universo, nel visibile e nell'invisibile, e grazie all'amore possiamo fare tutto quello che vogliamo. E se amassimo, noi ci amassimo l'un con l'altro, però non con l'amore egoistico, per come conosciamo noi, ma altruistico, disinteressato, anche il pianeta Terra ci potrebbe dare tutti i suoi più grandi frutti e doni. Invece sta facendo. Poi piano piano mi stavo rendendo conto, continuando a parlare, mi stavo rendendo conto che stavo sognando, perché io sapevo, per me era normale. Quando mi rendo conto che qui è già partito
e io lo stavo incontrando, lui nel frattempo va da Simona, si abbraccia con Simona, gli tocca la pancia perché Simona a momenti sta per partorire, io mi metto a piangere nel sogno e mi sveglio piangendo. Quindi sono rimasto ancora un po'. Dell'amore che mancava, che la forza motrice dell'universo è l'amore, mi ha detto. Certo. Quindi Antonio, tu nel messaggio di Giorgio hai detto trovi il completamento, nel messaggio dell'esperienza di Giorgio trovi il completamento della tua esperienza e di quella di Simone, ovviamente, che fa parte integrante del tutto. Ma non solo riconosco, devo dire, sempre detto che Giorgio Bongiovanni mi ha aiutato ad andare avanti con il contatto, perché nel 2007, in settembre 2007, io ho avuto un'esperienza, io ho sempre filmato, come te pensai, ma solo dal 2007 ho avuto l'opportunità di percepire a livello psicofisico la presenza degli oggetti in cielo. Ma perché? Perché nel caso quotidiano che uno pensa le cose, lavora, spesso magari c'è un oggetto da filmare e ovviamente se non sei attento l'oggetto lo filmi. Da quel momento io ho questa grande opportunità, che ancora la vivo però direttamente, di avvertire questi oggetti, la presenza degli oggetti quando entro nella nostra dimensione. E Giorgio Bongiovanni mi ha aiutato perché io ho paura. Mi mancava l'aria, affogavo, vedevo tutto alterato, tutto ciò che mi circondava in quel momento. Oggi un po' meno, perché ogni 6 mesi mi cambia questa percezione, però mi ha aiutato a superare questo trauma. Molto spesso io ho filmato, lui ha sanguinato, c'è stato sempre un legame spirituale con Giorgio. Quindi sposi totalmente il concetto messianico, il valore messianico della visita di questi esseri? Assolutamente. E ricordo che nel 2012 io ho avuto per 3 volte un'esperienza con gli esseri di luce che ho incontrato a livello astrale, ma ricordo che per me il viaggio astrale, l'incontro astrale vale tutta la materia. E quindi questi esseri mi hanno detto innanzitutto l'importanza di Giorgio Bongiovanni, di quello che sta facendo e nel mondo, ma anche che la visita extraterrestre è l'anticipazione della prossima manifestazione al mondo di Gesù Cristo. Io l'ho sempre sentito nel cuore, però nessuno me l'aveva mai confermato. Potevo dare un senso a quello che diceva Giorgio, perché le esperienze con Gesù l'ho sempre avute fin da piccolo. Le extraterrestri, le astronavi le ho sempre visti, però sai. Sono cose, sono riscontri che uno deve avere certezze, deve avere personali, se vuoi portare avanti un certo tipo di discorso. Così questi esseri mi hanno confermato che ci voglio credere. Certo. Ci credo. Ci credo perché molti mi dicono, chi lo sa se ti prendono in giro? Questo nessuno lo può sapere, però gli eventi fatti da soli, i segni ci sono, quindi non penso che sia tutta una presa in giro. Ci credo e lo sento. Anche Gesù, ho avuto un'esperienza tempo fa, se non sbaglio nella fine dell'anno scorso, dove mi è apparso un sogno di Gesù e mi ha detto che la prossima sua manifestazione di operare per l'albero della vita e tante altre cose personali. Quindi ce l'ho io periodicamente queste esperienze, diciamo, un po' mistiche e mi danno forza a sostenere e a seguire l'opera di Giorgio Bongiovanni. Va bene, grazie Antonio. Senti, io lascerei, ci sono pochi minuti ancora, se il pubblico magari qualche domanda te le può fare, però ti vorrei chiedere un favore, non è che per caso riesci a far affacciare Simona così la salutiamo? Si sta facendo il bagno. Non è il caso. D'accordo, allora se riesce, ma se siamo un attimo lei. Infatti prima ti volevo salutare. Aspettata fino all'ultimo. No, va bene, magari allora ci prenotiamo fine mese, siamo ad Ancona, qui ci sono degli amici di Ancona, magari potremo fare anche un collegamento da lì.
presentare anche agli anconetani. C'è un gruppetto che so molto, poi sono quelli che sono venuti a casa tua, ancora già li hai conosciuti. Tanti tra l'altro sono quasi di partenza, sto terminando il lavoro, perché Simona momenti partorirà la nostra meravigliosa bambina. Quindi siamo anche un po' in agitazione perché è un evento grandioso per noi, questa piccola che si chiamerà Luce Maria di Guadalupe. È stato qualche mese un po' terribile, tutti lo sai, perché ci avevano detto. Prima parlavate della cattiveria delle istituzioni e tutto quello stico che c'è dietro la sanità. A me la bambina l'avevano data per 90% disabile, con una trisomia 18, una malattia bruttissima. Quindi abbiamo vissuto 6-7 mesi tra pianti, nervosi, vi potete immaginare lo stato d'animo di Simona. Poi, grazie a una persona, un'amica della Toscana, siamo andati abbiamo fatto un'altra visita. Noi abbiamo fatto le visite a Mangiaralli di Milano, in un ospedale autorevole dove nascono migliaia di bambini. Tutti lo rispettano, però di fatto hanno fatto delle. Si sono comportati malissimo. Io penso che sia stato quasi un complotto, perché poi ho sentito altre persone e sembrerebbe che c'è. Un'istigazione a abortire le persone. Difatti, in effetti, si parla di disabilità, di tensione 18, abbiamo fatto sedute con lo psicologo perché volevano sapere se noi eravamo in grado di portare avanti il bambino, perché sarebbe meglio quasi abortire. Questo detto dalla genitista. A chi noi ci siamo rivolti, abbiamo cambiato completamente, perché comunque nel cuore nostro si sentiva che la bambina stava bene, era quasi impossibile. E quindi siamo andati in Toscana, abbiamo trovato un dottore fantastico, abbiamo scoperto che hanno sbagliato le date, abbiamo scoperto che tutto quello che loro dicevano era una menzogna, perché la bimba sembrerebbe, dice che sta benissimo, dice che il letto cresce a norma, è in ottima salute, si muove, a parte un piedino torto, però. Dopo di queste vicende ci siamo un po' rincuorati. Simona ha avuto diversi segni della Madonna, se l'è sognata, l'ha dato un segno nel corpo, all'altezza della pancia. Sì. Si è impressa la Madonna sulla pancia a Simona permanente, come protezione. Quindi i segni ci sono, siamo fedeli, abbiamo molta fede e ora viviamo anche questo momento di attesa. Siamo un po' in agitazione, non so se si sente. Ovviamente ti facciamo tutti i nostri migliori auguri, che tutto sicuramente andrà bene. C'è una domanda, qualcuno vuol fare una domanda a Antonio Urzi, se no ci salutiamo e andiamo tutti. Ecco, c'è Tiziano, una domanda velocissima. Tiziano, che numero di scarpe porti, Antonio? Ciao Antonio, ciao Tiziano. Una domanda velocissima, che mi ha colpito naturalmente il nome della bambina. Come mai mi ha questo nome? Come mai il nome Luce Maria di Guadalupe? Perché Simona, innamorata della Vergine di Guadalupe, ha avuto delle esperienze e quindi in omaggio alla Vergine Santissima di Guadalupe, che poi è la stessa di tutto il mondo, l'abbiamo voluta chiamare così, Luce di Maria di Guadalupe. Beh, ti ha dato anche dei segni, quindi. Come? Gli ha dato anche dei segni, quindi. Da lì la Madonna ci sta sempre vicino, poi l'ultima ovviamente per motivi personali non la mostriamo pubblicamente, però ho avuto questo grande segno sulla pancia permanente Simona, dove si vede la silhouette della Madonna, quindi in una forma incredibile, si parla di un segno così grande che prende tutta la parte centrale della Madonna, scavato e incido nella pelle, e la notte stessa se l'era sognata che la proteggeva. Poi, sempre lo stesso giorno, qualcuno l'avrà visto sulle nostre pubblicazioni Facebook, la candelina per circa 2 ore ha preso la forma della Vergine con il bambino in braccio. La fiammella della candela. Sì, la candela. Sì, la fiamma dico, non la candela. La fiamma.
La fiamma della candela ha preso la sagoma della Vergine col bambino. Straordinario. Va bene, Antonio. Il bambino in collo che si muove. E tu l'hai anche filmata in cielo, una carina. Sì, ritornando a Giorgio Bongiovanni, una settimana prima, si parla della la filmazione è stata il 10 dicembre del 2006, e la settimana prima Giorgio Bongiovanni ci chiama e ci dice: Antonio, Simone, preparatevi che la Madonna vi darà un segno. Noi aspettavamo un'astronave, invece con nostra sorpresa, il 10 dicembre del 2010, il giorno della Madonna di Loreto, a cavallo tra l'Immacolata Concezione che è l'8 dicembre e il 12 dicembre che è la Madonna di Guadalupe, avevamo filmato per circa 2 anni in cielo questa Madonna col bambino che davanti agli occhi di 18 persone, 18 testimoni. La notizia ha fatto mezzo il giro del mondo grazie a Carlo Monsan e voi in Italia, però tutto il resto non ne ha parlato. Eppure abbiamo un video straordinario. Non è che si sta parlando di una fotina sfocata, c'è un video di 2 ore in una situazione solida nel cielo di Milano. Sì, sì, ve la descrivo, praticamente la sagoma è quella della Madonna col bambino in braccio e il tipo di materia è come le sfere di luce, cioè tutta bianca, leggermente ha un alone celestino della veste, però si vede chiaramente che la sagoma di una vergine col bambino in braccio così. È stato 2 ore in cielo e ci sono 2 sfere che le passano sotto. E si posizionano. I bambini hanno visto col binocolo, hanno descritto anche la televisione messicana di Fragne che si vede una donna a volte con le mani giunte, a volte con un bambino in braccio e di fatti si vede a volte senza bambino, a volte si vede il bambino. Un video incredibile, veramente ci sarebbe da farsi un documentario solo su quello. Però, erano tanti segni, ne avete lì uno vivente che si chiama Giorgio Bongiovanni, che penso che sia il segno più grosso che in questo momento l'umanità possa ricevere. Va bene, Antonio, grazie mille, è stato davvero un piacere. Bello piacere, se ci vuoi, dice Flavio di fianco a me, ti saluta, Marco, io ovviamente, Lorena e tutti gli altri ragazzi che tu conosci. Un abbraccione e dai un bacio a Simona. E alla nonnina e alla nonnina della Gloria. Ciao Antonio. Ciao. Va bene. Grazie Antonio, cari amici. Buon pranzo. Ciao Antonio. Vi dicevo, tanti saluti alla nonnina e a Gloria, e a Simone. Grazie, grazie mille. Un abbraccio a te, Pier. Ciao Antonio, un abbraccione. Se anche qui non ti chiamo, Subito mi devi chiamare, mentre stai filmato, e mandiamo in onda. Va bene. Pier, se vuoi sul desktop ti ho messo il frame del video di dicembre della Madonna. Va bene, ciao Antonio. Ciao. Ciao.